Buongiorno a tutti e benvenuti. Questo è il primo appuntamento di un corso di formazione gratuito dedicato agli ETF. Si chiama Investire con gli ETF e con gli ETC. Saremo insieme per 5 sabati mattina per parlare appunto di ETF, per descrivere quelle che sono le caratteristiche. Sono quindi un ciclo di 5 conferenze interamente online, interamente gratuite. Questo è il primo appuntamento. Mentre diamo la possibilità a tutti di collegarsi, vedo che ancora in tanti si stanno iscrivendo. Vi ricordo che siamo in diretta, ma stiamo anche registrando e che per tutti gli iscritti sarà disponibile la registrazione fin dalle prossime ore. Gli argomenti di oggi li trovate sintetizzati in questa slide. Abbiamo parecchia carne al fuoco. Inizieremo parlando di fondi comuni di investimento, illustrandone i pregi, ma anche i difetti, e poi parleremo degli ETF, di tutto quello che è il mondo ETF, che sono una soluzione più efficiente rispetto ai fondi comuni di investimento. Quindi descriveremo quelle che sono le loro caratteristiche, come nasce un prodotto, quali sono i pregi, quali sono i difetti, quali sono gli elementi base da conoscere per fare una scelta consapevole a livello di investimenti. Tutto questo nella prima lezione di oggi. Vedo che i riscontri sono quasi tutti positivi, tranne Franco che dice che non sente e non vede, ma quello è un difetto probabilmente della tua postazione del tuo PC, perché tutti gli altri riscontri, Franco, sono positivi. Comunque sarà tutto anche registrato, i partecipanti tra poche ore riceveranno il materiale. Ok, visto che il tempo è tiranno e i riscontri sono tutti positivi, io direi di partire immediatamente. Siamo tantissimi in diretta, io farò fatica a rispondere a tutte le domande, per cui se al termine della conferenza di oggi, nei prossimi giorni, quando riguardate queste immagini, dovesse venirvi qualche dubbio o domanda, il modo più diretto per interagire con me all'interno del mio gruppo su Facebook è un gruppo chiuso, chiedete l'accesso e siete i benvenuti. Ecco, in quel luogo è possibile interagire direttamente con me, quindi chiedere tutte le spiegazioni del caso. Il gruppo si chiama Investire con Gabriele Bellelli. Ok, perfetto. Io direi di partire immediatamente, tolgo la webcam così liberiamo banda perché siamo veramente in tanti e non voglio problematiche di nessun tipo. Ok, allora, fino ad oggi probabilmente molti di voi o quasi tutti voi avete investito tramite i fondi comuni di investimento, che sono uno dei prodotti più diffusi per gestire il patrimonio degli italiani, no? Il grosso degli investimenti dei risparmiatori italiani è in titoli di Stato o in fondi comuni di investimento. Sono un prodotto che nasce nel 1984, quindi torniamo indietro di parecchi anni. È uno strumento OICR, si chiama in gergo tecnico, cioè un organismo di investimento collettivo del risparmio che si caratterizza per ricevere il denaro del cliente che viene messo all'interno di un portafoglio. Questo portafoglio viene gestito da una SGR, società di gestione del risparmio, che tramite uno staff di gestori professionisti che fanno una gestione attiva, quindi decidono cosa comprare, quando comprare e in quali percentuali farlo, vanno a gestire appunto questo denaro all'interno del portafoglio. Ovviamente lo fanno seguendo delle linee guida. Le linee guida sono fondamentalmente il mandato del singolo fondo, quindi c'è il fondo monetario che si caratterizzerà per investire nell'obbligazionario con scadenza breve, ci sarà il fondo obbligazionario che potrà comprare solo obbligazioni, ci sarà il fondo azionario che potrà comprare solo azioni magari di una specifica area, ad esempio del mercato italiano piuttosto che del mercato globale, e poi esistono i fondi bilanciati che di fatto sono un mix, cioè contengono sia quote di obbligazioni che di quote di azioni. Indubbiamente i fondi comuni di investimento hanno dei pregi, sono uno strumento assolutamente semplice da comprendere e al tempo stesso sono uno strumento semplice a livello di accesso, perché basta recarsi in banca dal promotore finanziario, indicare o ricevere suggerimento di consulenza che cosa comprare e poi basta firmare 2 documenti e l'investimento è fatto. Non c'è il lotto minimo, quindi anche questo è un aspetto positivo perché permette di diversificare anche capitali monetari ridotti. È un prodotto molto diversificato al proprio interno perché compra tante azioni oppure tante obbligazioni e soprattutto
È un prodotto che non può fallire, può deprezzarsi, perché ovviamente magari può perdere di valore le azioni o le obbligazioni che sono contenute all'interno del paniere del fondo, ma il fondo in sé per sé non può fallire, questo è un aspetto positivo. Su questi aspetti ci torneremo in realtà entrando più nei dettagli più tardi quando parleremo degli ETF che mantengono anche loro queste caratteristiche. Quindi uno strumento semplice, con una buona diversificazione e che non può fallire e non è poco. Però a fronte di questi aspetti che sono senz'altro positivi, ce ne sono altri che sono meno positivi, li possiamo chiamare quindi difetti. È uno strumento scarsamente trasparente, è uno strumento costoso, è uno strumento che spesso e volentieri viene definito a gestione attiva, ma in realtà è a gestione passiva e quasi mai riesce a battere il benchmark, cioè battere il parametro a cui è collegato, quindi ad esempio un fondo Azioni Italia difficilmente sarà in grado di battere l'indice FTSE MIB, che è l'indice azionario italiano. E quando questo avviene, cioè quando il fondo effettivamente riesce a battere il benchmark di riferimento, ecco che sorge il dubbio: ha generato alfa oppure semplicemente i gestori hanno assunto beta? È impossibile rispondere alla domanda, anche se in realtà scartabellando poi tra le metriche, tra le pieghe, dei dati del fondo, spesso e volentieri emerge che hanno assunto beta. Comunque, in ogni caso, questi sono i quattro difetti. Vediamoli un attimo più nel dettaglio. Quando parlo di mancanza di trasparenza, mi rivolgo a due aspetti. Il primo è che non siamo in grado giorno per giorno di conoscere esattamente la composizione del portafoglio replicato dal fondo. Quindi io giorno per giorno non ho esattamente la piena consapevolezza di dove sta investendo il fondo. So che sta comprando azioni globali, so che sta comprando azioni americane, ma non so esattamente l'intera composizione. Tant'è che spesso e volentieri sui siti degli emittenti troviamo fondamentalmente le prime posizioni, come in questo caso vedete trovate le top holdings, no? Cioè le principali azioni che compongono il paniere. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto di mancanza di trasparenza è che i dati, cioè la quotazione o anche il prezzo a cui tu compri o vendi il prodotto, ti viene comunicato solo X giorni successivi, T più 2 generalmente. Quindi anche questo è un aspetto da considerare. Poi c'è il discorso costi. Qui è una schermata tratta da un sito molto famoso di un SGR che si occupa di fondi comuni di investimento, che è A2A, ma questo vale un po' per tutti i fondi. Fondamentalmente i fondi sono gravati da tre diverse tipologie di costi. Il primo è il costo di gestione annuale, un costo percentuale, si chiama TER o spese correnti. Poi abbiamo, e questo ce l'hanno tutti i fondi di investimento, poi a seconda delle situazioni possono esserci commissioni in acquisto, cioè in ingresso, commissioni in uscita. Volendo, a volte ci sono dei fondi che presentano anche delle commissioni di performance. Quindi fondamentalmente è un prodotto zavorrato da numerosi costi. Attenzione a un dato: in genere le commissioni di ingresso e di uscita sono negoziabili, cioè il vostro consulente, il vostro promotore può ridurle o addirittura azzerarle, mentre invece le spese correnti e le commissioni di performance non possono farlo. Giusto per darvi qualche dato, vedete qui in basso scritto i dati: nel 2019 è uscito un report di Imbres, che è un ufficio studi collegato a Mediobanca, che ha detto che fondamentalmente il costo medio dei fondi di investimento di diritto italiano oscilla tra l'1,20% e il 2,20% all'anno. C'è qualcosa anche leggermente meno costosa dell'1,20%, ma ci sono anche fondi che sono anche più costosi del 2,20%. Altro aspetto negativo è la famosa questione gestione attiva, gestione passiva. Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sono. La gestione attiva significa che c'è un pool di gestori che decide che cosa comprare, che cosa vendere, quando farlo, in quali pesi percentuali, con l'obiettivo dichiarato di fare meglio del benchmark, cioè del parametro di riferimento. Quindi, ad esempio, se il fondo è Azioni Italia, io dovrò fare meglio dell'indice FTSE MIB. Se il fondo è Azioni America, meglio ad esempio dell'indice S&P 500 americano. La gestione attiva ha questo scopo e quindi i gestori sono pagati lautamente per fare gestione attiva. La gestione passiva, che vedremo tra poco, caratterizza invece gli ETF, significa semplicemente che il prodotto replica linearmente la performance del benchmark sottostante. Quindi un prodotto replica passiva come un ETF con sottostante il FTSE MIB
quindi l'indice azionario italiano, farà più 10 se l'indice azionario italiano farà più 10, farà meno 5 se l'indice italiano fa meno 5, cioè la replica passiva è una replica lineare del sottostante. C'è una grossa differenza tra le due, no? Una è attiva, cioè il gestore ci mette del suo, l'altro semplicemente copia, replica pedissequamente la performance del sottostante. Perché è importante questa discriminazione? Perché dovete sapere che i fondi di investimento dicono di essere a gestione attiva, ma in realtà, se noi andiamo a controllarne poi le performance e confrontarne con il benchmark, spesso e volentieri troviamo delle situazioni di questo tipo. Qui ho cancellato il nome del fondo perché non è, non volevo fare nomi e cognomi, ma questo è un fondo in portafoglio di tanti risparmiatori italiani che dice a parole di essere a gestione attiva, ma che in realtà, se noi andiamo a vedere a confrontarne le performance, la linea arancione è l'andamento del fondo, mentre vedete in viola abbiamo la performance dell'indice di riferimento. Vedete che le performance sono assolutamente identiche, cioè da 2 anni a questa parte, potevo prendere anche uno storico più ampio, 5-10 anni, non ha importanza. In questa finestra temporale, vedete, è assolutamente evidente che il fondo si comporta esattamente come il benchmark di riferimento. Questo vuol dire che il fondo dice di essere a gestione attiva, ma in realtà è gestito in modo passivo, quindi si fanno pagare lautamente per essere a gestione attiva, ma in realtà fanno gestione passiva. Questo è lo stesso grafico, qui ve l'ho presentato in forma percentuale, vedete, per farvi vedere la performance percentuale da questa data d'inizio fino a qui, ma qui posso farvi vedere le due performance, vedete, sovrapposte. Qui troviamo la quotazione dell'indice, qui troviamo la quotazione del fondo, vedete che sono anche qui ovviamente assolutamente sovrapponibili. Quindi qui il fondo dice faccio gestione attiva, ma in realtà non è vero, racconta tecnicamente una bugia, fa gestione passiva. E quindi questo è un aspetto assolutamente da criticare. Il mix di questa gestione, finta gestione attiva e di costi elevati, fa sì che fondamentalmente difficilmente i fondi comuni di investimento sono in grado di battere il benchmark di riferimento, o spesso e volentieri non sono neanche in grado di replicare esattamente la performance dell'indice a causa dei costi. Quello che vedete in sfondo è un confronto tra un ETF, che è la linea celeste, quella che primeggia, con sottostante l'indice S&P 500, e qua sotto troviamo una serie di fondi comuni di investimento azioni America, quindi dei fondi che replicano fondamentalmente lo stesso mercato azionario, che vedete fondamentalmente prendono sistematicamente la paga dall'ETF. Quindi questo dimostra come la maggioranza, il 99% dei fondi, tra finta gestione attiva e elevati costi, fondamentalmente produca risultati inefficienti rispetto a che cosa? Rispetto agli ETF. Ovviamente, intendiamoci, esistono le mosche bianche, cioè esistono, ma sono rari, l'1%, diciamo, fondi comuni di investimento ben gestiti, dove effettivamente la gestione attiva esiste, dove la gestione attiva è fatta di qualità, è fatta bene, e quindi di conseguenza effettivamente quel fondo ottiene dei risultati migliori rispetto a un gemello ETF, ma sono fondamentalmente rari e in genere sono quei fondi che vanno a lavorare su mercati di nicchia, mercati poco liquidi, dove le competenze del gestore effettivamente emergono. Quindi immaginiamo un fondo azioni Africa, quindi un paese poco conosciuto, poco liquido come mercato azionario, oppure l'obbligazionario dei paesi asiatici, dei paesi emergenti. Ecco che in quelle nicchie particolari effettivamente qualche fondo ben gestito si trova ed effettivamente è da privilegiare rispetto agli ETF. Nella generalità, invece, sarebbe meglio consigliare gli ETF, come vedremo. Non è un caso che Embrace, che è l'ufficio studi di Mediobanca, nel 2015 abbia redatto questo documento, dove fondamentalmente va a valutare il rendimento dei fondi comuni di investimento usando parole particolarmente dure. Io ho scritto un libro tanti anni fa che si chiama Mani in alto, questa è una banca. Io non avrei pensato neanche lontanamente una frase così forte come quella che vi riporto qui. Parole ovviamente dell'ufficio studi di Mediobanca. L'industria dei fondi continua a rappresentare un elemento distruttivo di ricchezza per l'economia del paese. Una frase decisamente cruda,
ma che descrive fondamentalmente quella che è la realtà che abbiamo appena visto: prodotti costosi e scarsamente efficienti. Qual è quindi la soluzione? Ecco, la soluzione da domani quella di utilizzare uno strumento più efficiente, cioè meno costoso, e a replica passiva. Entriamo quindi nel mondo degli ETF. Un attimo che guardo se è tutto ok. Perfetto. Ok, entriamo quindi nel mondo degli ETF. In realtà gli ETF sono un pianeta di un mondo molto più ampio, di un universo più ampio. Alla cima di tutto sono quelli che vengono chiamati ETP. ETP è un acronimo, vedete, significa Exchange Traded Products. Gli ETP si dividono in due tipologie. Da un lato abbiamo gli ETF, quindi Exchange Traded Fund, e gli ETN, Exchange Traded Notes. Tra gli ETN si distinguono, li vediamo nella prossima lezione, gli ETC. Allora, quindi il mondo generale è quello degli ETP, che sono strumenti in linea generale che si caratterizzano per replicare in modo passivo l'andamento di un sottostante, chiamato benchmark, e per essere quotati in tempo reale sul mercato regolamentato. Queste sono le due caratteristiche salienti degli ETP, che accomunano sia ETF che ETN ed ETC. Punto. La prossima volta scopriremo che gli ETF e gli ETC non sono fratelli gemelli. Non entro nei dettagli perché non voglio, diciamo così, trattare un argomento che affronteremo la prossima volta, però ve lo anticipo, non è una differenza sottile tra ETF ed ETC. L'ETF non può fallire come prodotto finanziario, l'ETC può fallire. Quindi quando sentite dire che l'ETF e l'ETC sono gemelli, la differenza è che gli ETF comprano obbligazioni e azioni, mentre gli ETC comprano commodity, cioè materie prime, non è una risposta corretta, perché la vera differenza tra i due prodotti è la struttura giuridica e come sono costruiti. L'ETF, ripeto, non può fallire, l'ETC purtroppo può fallire e non è una differenza di poco conto. Quindi sono parenti, ma non sono gemelli, questo è il dato di fatto. Oggi comunque ci concentriamo sul discorso ETF. La prossima volta tratteremo anche il concetto di ETC. Entriamo quindi nei dettagli. Allora, gli ETF sono tecnicamente un fondo comune di investimento perché la struttura è quella, però si caratterizza per essere a gestione passiva e per essere quotato sul mercato regolamentato. L'ETN invece è un prodotto finanziario che viene emesso, diciamo così, a fronte dell'investimento diretto da parte dell'emittente all'interno del sottostante. Quindi è l'emittente che compra direttamente il sottostante e poi si divide in quote. Questo vuol dire che non è uno strumento OICR come i fondi e gli ETF, ma è come se fosse uno strumento, chiamiamolo, di debito, che non ha scadenza e che non paga cedole nel corso del tempo. Ovviamente questo significa che il patrimonio dell'ETN non è segregato, cosa che invece capita, lo vediamo fra un attimo, per l'ETF. Questo comporta che l'ETF, avendo il patrimonio segregato, non può fallire. L'ETC, se dovesse andare a gambe all'aria chi lo gestisce, allora si andrebbe incontro al default. Quindi non c'è segregazione patrimoniale per l'ETN e per l'ETC, e quindi di conseguenza c'è il rischio default. Ma di questo entreremo nei dettagli la prossima volta. Entriamo, dicevamo, nel discorso ETF. ETF, l'abbiamo già detto, è un acronimo, significa Exchange Traded Fund, è uno strumento OICR, cioè un organismo di investimento collettivo del risparmio come i fondi comuni di investimento, ma le sue caratteristiche principali sono: primo, il patrimonio dell'ETF è segregato, separato nettamente da quello della società di gestione, per cui se la società di gestione va a gambe all'aria, non succede nulla all'ETF, non succede nulla in realtà alle quote detenute dai possessori. Quindi non c'è rischio default, prima caratteristica. Seconda caratteristica, abbiamo detto, replica passivamente l'andamento del benchmark. Dopo lo vediamo con un esempio. Comunque, se il benchmark a cui è collegato l'ETF fa più 10, l'ETF farà più 10. Se il benchmark fa meno 5, l'ETF farà meno 5.
In più è quotato sul mercato regolamentato in tempo reale, quindi lo trovate su Borsa Italiana e lo potete comprare come se fosse un'azione, un'obbligazione, un titolo di Stato, con un clic del mouse se avete l'home banking oppure telefonando al promotore, andando in banca allo sportello dicendo voglio comprare quello. Si apre la schermata, si vede il book, cioè si vedono le proposte di acquisto e di vendita in tempo reale, l'investitore può decidere se acquistare ed eventualmente anche determinarne il prezzo, cioè voglio comprare a questo prezzo, se poi si verifica la condizione sul mercato effettivamente l'operazione si concluderà con l'acquisto, altrimenti no, però il concetto è che c'è un prezzo trasparente quotato in tempo reale. Grazie ai vantaggi e ai pregi che gli ETF offrono, lo vediamo tra poco, entreremo nel dettaglio tra pochi minuti, il dato di fatto è che gli ETF, vedete, sono un prodotto non solo in Italia, ma in tutto il mondo in grandissima diffusione. Quello che vedete sono le masse gestite in ETF dal 2015 all'ultimo dato disponibile del 2021. Vedete che le masse sono man mano crescenti, cioè sempre più denaro viene investito tramite gli ETF. E attenzione, gli ETF non vengono utilizzati oggi solo dai piccoli risparmiatori, ma vengono utilizzati anche dai professional, quindi vengono utilizzati anche dagli investitori professionisti, come ad esempio gli investitori istituzionali. Spesso e volentieri trovate dei fondi di investimento che al loro interno comprano e hanno degli ETF, oppure trovate ad esempio delle gestioni patrimoniali bancarie fatte di ETF. Quindi non è uno strumento solo per i piccoli risparmiatori, ma anzi oggi il grosso delle masse lo fanno i professional e questa la dice lunga, no, sulla qualità e sull'efficienza del prodotto. Prima di entrare nel dettaglio dei pregi e dei difetti, cerchiamo di capire come nasce un ETF. Qui ve la sintetizzo perché ovviamente è un po' più elaborata diciamo così, la modalità con cui nasce un ETF, però il concetto è questo. L'SGR, che abbiamo detto essere la società di gestione del risparmio, acquista direttamente il sottostante, quindi acquista le obbligazioni oppure le azioni che andranno a costituire, no, il paniere di riferimento dell'ETF. Quindi se è un ETF azioni Italia, ovviamente, quindi replicherà l'andamento del FTSE MIB, l'SGR comprerà le azioni del FTSE MIB. Se invece è un ETF che dovrà replicare l'andamento di titoli di Stato europei, ovviamente l'SGR comprerà titoli di Stato europei. Quindi l'SGR compra il sottostante. Questo sottostante viene depositato presso una banca depositaria. La banca depositaria ha un ruolo di garanzia, cioè è garante che effettivamente sussistano, no, le azioni o le obbligazioni che costituiscono poi il paniere del prodotto. La banca depositaria, a questo punto, dopo aver fatto tutte le verifiche, certifica e quindi rilascia dei certificati di deposito che garantiscono che effettivamente le azioni e le obbligazioni che devono esserci effettivamente ci sono e sono depositate. Questi certificati non sono altro che gli ETF che cominciano a essere negoziati in borsa. Questa, per sommi capi, in modo sintetico, è la nascita, diciamo così, di un ETF. Entriamo adesso, facciamo un passo avanti e vediamo quali sono i pregi e quali sono i difetti di questo prodotto finanziario. Come tutti i prodotti finanziari, ovviamente hanno sia dei pregi che dei difetti. Partiamo dagli uni e poi finiamo con gli altri. L'importante è tenerli a mente tutti. Non esiste lo strumento finanziario perfetto, cioè che ha solo pregi e non ha difetti. Tutti hanno sia pregi che difetti e bisogna conoscerli per fare un investimento consapevole, per capire se quel prodotto è in linea con la propria pianificazione finanziaria, quindi è efficiente per soddisfare l'obiettivo finanziario, è compatibile con il grado di rischio dell'investitore e anche con la sua ottica temporale, semplificando al massimo quella che è la pianificazione finanziaria. Se non rientra in questo perimetro, ovviamente è un prodotto da scartare. Vediamo quindi quali sono i pregi. Qui li trovate riassunti, poi li andiamo a vedere nel dettaglio, uno per uno, perché ci sono alcuni puntini sulle i da mettere. Primo pregio, l'abbiamo in realtà già citato, indirettamente prima parlando dei fondi, è la trasparenza. Mentre i fondi non erano trasparenti, gli ETF sono il massimo della trasparenza, perché tu minuto per minuto conosci esattamente la composizione. Conosci le azioni e le obbligazioni che compongono il paniere e ne conosci anche il peso percentuale. Non solo, secondo aspetto positivo, è quotato in tempo reale, quindi tu ne conosci il prezzo.
puoi decidere quindi se quel prezzo proposto in acquisto in vendita ti va bene e quindi puoi eseguire l'operazione. Secondo aspetto positivo, non c'è un lotto minimo, quindi puoi comprare multipli di una quota. Se una quota costa 19 euro, puoi comprare una quota da 19, due quote da 19, eccetera. Questo ovviamente è un grande vantaggio, il fatto che non ci sia un lotto minimo, perché ti permette di diversificare opportunamente anche un portafoglio che magari monetariamente è ridotto. Provate a pensare allo studente o provate a pensare a chi ha finito di studiare, ha appena iniziato a entrare nel mondo del lavoro, che non ha grandi risorse immediatamente disponibili per investire. Ecco, l'assenza di un lotto minimo ti permette di diversificare anche capitali con 5, 10, 15 mila euro in modo opportuno tra tante asset class e magari con anche diversificazioni geografiche importanti. Terzo aspetto positivo, replica passivamente, abbiamo detto, il benchmark. Questo ha due effetti positivi. Primo, non puoi fare peggio del benchmark di riferimento, cosa che abbiamo visto i fondi purtroppo spesso e volentieri fanno a causa degli alti costi. Qui tu fai esattamente la replica, la performance del sottostante, né di più né meno, e non è un dettaglio da poco, non puoi ottenere performance peggiori del sottostante. Secondo, ovviamente ci sono minori costi. La gestione attiva significa che il gestore decide che cosa fare, c'è un pool di scelta, eccetera, e quindi è normale che abbia un costo più elevato un prodotto di gestione attiva. Ma i prodotti di gestione passiva, che sono dei meri replicanti della performance del sottostante, quindi devono replicare l'indice e la sua composizione, ovviamente sono prodotti con dei costi ridotti all'osso, quindi costi estremamente contenuti. Altro aspetto positivo, i costi di gestione annua, che ci sono come nei fondi di investimento, ma sono decisamente più ridotti rispetto ai fondi di investimento. I fondi di investimento, avete visto, costano tra l'1,5 e il 2%. Gli ETF costano da un minimo di 0,05% all'anno a un massimo mediamente dello 0,6-0,7. Questo è il range massimo. Dopo vediamo qualche esempio. Quindi una forte riduzione del costo di gestione annuo. Non ci sono costi di entrata, non ci sono costi di uscita, non ci sono commissioni di performance. Gli unici costi, oltre al TER, cioè costi di gestione annua che pagate, sono le commissioni della vostra banca per l'acquisto e per la vendita. Ma se lavorate con delle banche online, ad esempio Direct Assim vi chiede 5 euro ad eseguito, quindi per ogni operazione di acquisto, di vendita, indipendentemente dal capitale che comprate, pagate 5 euro per darvi un'idea. Quindi i costi di negoziazione oggi sono estremamente contenuti se lavorate con le banche online. Poi lo strumento duttile, dopo vediamo cosa si intende per duttilità dal punto di vista operativo, è un prodotto ampiamente diversificato al suo interno. Quindi se io compro un ETF che investe ad esempio nell'azionario globale, io sto comprando un prodotto che al suo interno ha 2-3 mila azioni di società ovviamente diverse. E quindi è molto diversificato. Se anche una di queste società dovesse andare a gambe all'aria, noi non ce ne accorgiamo neanche. Quindi questo è un vantaggio perché riduce, anzi no, elimina, scusate, completamente il rischio specifico, cioè il rischio default dell'emittente e del sottostante, in questo caso dell'azione che compone il paniere, e al tempo stesso riduce la volatilità del portafoglio. Quindi da questo punto di vista è una grossa tutela per il risparmiatore. E abbiamo detto non c'è rischio default perché il patrimonio è segregato tra l'SGR e il patrimonio dell'ETF. Quindi se l'SGR va a gambe all'aria, il risparmiatore può dire chi se ne frega, perché tanto le mie quote, il mio capitale investito nell'ETF non viene intaccato. Entriamo un po' più nei dettagli, no, di quello che abbiamo visto per farvi proprio darvi un'idea concreta. Abbiamo parlato del vantaggio della trasparenza. Guardate, qui vedete, questo è un ETF di iShares, questo è l'emittente che investe, vedete, nell'azionario globale. Sulla prossima volta parleremo anche di sigle, eccetera. Questa sera, quest'oggi, fidatevi che questo è un azionario globale, perché non dovesse essere pratico. Se voi andate sul sito dell'emittente, in qualsiasi momento, giorno per giorno, voi trovate, vedete, tutte le partecipazioni, cioè voi trovate tutte le azioni che compongono il paniere. Spesso e volentieri c'è anche un file Excel che voi potete scaricare, oltre a darvi anche il nome, vi fornisce anche il peso percentuale. Quindi giorno per giorno, minuto per minuto, sapete esattamente cos'è contenuto nel vostro prodotto. Secondo aspetto, in tempo reale, vedete, c'è la quotazione di mercato. Avete il prezzo che lo trovate dappertutto, lo trovate sul sito dell'emittente, lo trovate sul sito di Borsa Italiana, lo trovate nel vostro home banking, ma non solo, avete a disposizione questo strumento che si chiama
ebook di negoziazione in acquisto o in vendita. Qui il book è idealmente diviso, un attimo che prendo magari la cosa qua. Il book, vedete, è idealmente diviso in due parti. C'è la parte chiamata bid e la parte chiamata ask, chiamata anche denaro e lettera. Qui ci sono le proposte in acquisto e qui ci sono le proposte in vendita. Quindi voi, qualsiasi minuto, potete conoscere che questa è la miglior proposta in acquisto e potete verificare che questa è la miglior proposta in vendita. Quindi se dovete comprare o vendere, avete in tempo reale il prezzo e tutte le altre soluzioni di investimento. E questo è un dettaglio sicuramente molto importante dal punto di vista operativo per quello che riguarda la trasparenza. Poi abbiamo detto assenza di lotto minimo, possiamo comprare multipli di una quota, se la quota costa 20 euro ne posso comprare una, oppure due quote per un totale di 40, tre quote per un totale di 60 euro, eccetera. Posso diversificare, abbiamo detto, capitali ridotti. Altro aspetto, abbiamo detto la replica passiva. Torniamo con un esempio. Questo che vedete in sfondo è il confronto tra la linea arancione, che è l'ETF della Lyxor, che replica l'andamento del FTSE MIB, cioè l'indice azionario italiano, e invece in fucsia troviamo, vedete, proprio l'andamento dell'indice italiano, il FTSE MIB. Come vedete, sono due linee perfettamente sovrapponibili. Questo vuol dire che effettivamente il prodotto è a replica passiva, cioè a replica passiva. E quindi in modo lineare l'andamento del sottostante. Non c'è nessuno. Se abbiamo detto il sottostante fa più 10, l'ETF farà più 10. Se il sottostante fa meno 5, l'ETF farà meno 5. Esattamente in modo lineare. Questo è un esempio, vedete, molto chiaro di replica passiva. Poi abbiamo i costi, abbiamo detto. Gli ETF hanno dei costi estremamente ridotti. Vi faccio alcuni esempi. Questa è un'immagine presa da un prospetto di un fondo comune di investimento che investe nell'azionario italiano. Vedete spese di sottoscrizione, quindi commissione d'ingresso 4%, che però abbiamo detto che il vostro promotore o consulente può ridurre o azzerare. Quindi facciamo finta che non ci siano. Facciamo finta che ci siano solo le spese correnti, quelle che l'ETF chiama TER, abbiamo cambiato nome, ma il concetto è quello. È un costo percentuale annuo che serve al fondo per gestire il prodotto. Costa, vedete, l'1,90%. Il relativo ETF, cioè l'ETF in questo caso della Lyxor, che investe nelle azioni italiane, cioè nell'indice FTSE MIB, ha un costo annuo, vedete, un TER, si chiama in gergo tecnico, è Total Expense Ratio, per citare l'acronimo TER, dello 0,35%. Cioè vuol dire che immaginate due gemelli che vanno in banca lo stesso giorno, comprano entrambi l'indice azionario italiano, entrambi con 100.000 euro, però il primo compra il fondo che costa ogni anno l'1,90%, il secondo acquista, scusate, l'ETF che costa lo 0,35%. Il risparmio annuo per questo gemello, quello che ha comprato l'ETF, è dell'1,55%, che significa che su 100.000 euro investiti ogni anno c'è un risparmio di 1.500 euro, 1.550. Immaginate su un patrimonio di una famiglia, la famiglia media italiana ha un patrimonio sui 300.000 euro circa, se non ricordo male. Stiamo parlando, vedete, di un risparmio annuo mal contato di un 4-5.000 euro. Solo passando da un portafoglio di fondi a un portafoglio di ETF con il risparmio. Questo è un altro esempio, questo è un fondo Azioni America, vedete anche qui abbiamo il costo dell'1 e 89, qui la differenza è ancora più marcata perché abbiamo preso un ETF che investe nell'azionario americano, nell'indice S&P 500 di Vanguard, c'è un altro anche di iShares, che hanno entrambi un costo dello 0,07% all'anno. Cioè tra l'1,89 e un 0,07 c'è una differenza abissale. Lo 0,07 è quasi niente, non è niente, è quasi niente. L'altro costa 89 e uno dirà, beh, quello che fa l'1,89 avrà qualcosa in più? No, ha una sottoperformance rispetto all'altro, cioè è talmente costoso che risulti inefficiente. L'altro costa poco, replica il sottostante e diventa molto efficiente. In questo caso il risparmio annuo è di 1.800 euro su 100.000 euro. Non è una differenza di poco conto. Immaginate anche qui una famiglia italiana con 300.000 euro, siamo sui 6.000 euro all'anno di risparmio. Con 6.000 euro si fa un sacco di vacanze, un sacco di cose interessanti. Tant'è che io spesso e volentieri ogni tanto faccio questo
articolo dove analizzo dei portafogli che magari qualcuno mi manda, intanto qualcuno riceve una mail di qualcuno che mi segue e mi dice: guarda, ho questo portafoglio, ovviamente io non entro nella consulenza personalizzata, prendo semplicemente spunto, vado a vederne il prezzo, vado a vederne il TER, quello che in realtà sui fondi si chiamerebbe spese correnti, e lo vado a replicare con un portafoglio di ETF per vedere il risparmio. E quindi faccio questo articolo, no, che strizza un po' l'occhio al marketing, un po' scherzoso, dove dico: vuoi andare in vacanza a New York? Benissimo, ti insegno io come fare, andandoci gratis, cioè senza tirar fuori un soldo rispetto a quello che tu già stai facendo. Trasformi il tuo portafoglio di fondi, che ti costa ogni anno 2.400 e passa euro in costi di commissioni di gestione annuo, lo trasformi, dicevamo, in un portafoglio di ETF che ti costa solo 322 euro all'anno. In questo modo hai 2.100 euro di risparmio tutti gli anni. Questi 2.000 euro ti permettono di andare su un sito come Booking, Expedia o cose di questo tipo e comprarti una bella vacanza per te, per la moglie, per i figli, eccetera. Questo ovviamente è un esempio molto sintetico, ma effettivamente dà la grossa, come si dice, insomma, rende bene l'idea da un punto di vista numerico di quello che sia effettivamente l'alto costo dei fondi, il costo ridotto dell'ETF e del grosso vantaggio che ci sia nel passare tra l'uno e l'altro. Ovviamente il passaggio da un portafoglio di fondi a un portafoglio di ETF è una cosa molto semplice, però oltre al costo bisogna ricordare anche la qualità del fondo, no? Perché abbiamo detto che esistono le mosche bianche, cioè esistono alcuni fondi che effettivamente ottengono delle buone performance. Quei fondi sono da mantenere, saranno da vendere quei fondi che hanno performance scarse o che hanno performance in linea con l'ETF. A questo punto ti conviene girare sull'ETF che costa meno e ottieni gli stessi risultati. Quali sono i costi quindi di un ETF? Sintetizzando, abbiamo il TER, che è il costo di gestione annuo, un costo percentuale, quello che abbiamo detto essere lo 0,07 oppure lo 0,35. Ecco, questi sono quelli che vengono chiamati TER. Abbiamo detto che non ci sono commissioni di ingresso, di uscita, di performance. Le uniche altre commissioni oltre al TER sono quelle di acquisto e di vendita che vi applica la banca. Però immaginate, se voi comprate oggi un ETF azioni America e lo tenete per 10 anni, voi pagate la commissione di acquisto alla banca. Se avete una banca online, pagate 5, 10, 20 euro, toh, finito. E poi per tutti gli altri anni non pagate più altre commissioni oltre al TER. Quando poi andrete a vendere, pagherete la commissione di vendita. Quindi, se per 20 anni non muovete la posizione, per 20 anni non andate a pagare più altre commissioni se non il TER. Qui è un esempio del pregio ampia diversificazione interna. Vedete, qui ho preso un azionario mondiale, All Country, vedete, che fondamentalmente al suo interno ha 2.958 azioni, quindi una diversificazione veramente elevatissima. Queste azioni appartengono a 47 paesi diversi, di cui 23 sono paesi sviluppati, 24 sono paesi emergenti. Qui è una schermata delle prime posizioni, ovviamente, ma se voi cliccate su All, trovate proprio la lenzuolata di tutti i 2.900 e passa titoli. E se scaricate il file Excel abbinato, trovate anche il peso percentuale che ognuno di loro ha al proprio interno. Questo dato lo trovate giorno per giorno. Qual è il vantaggio di un'ampia diversificazione interna? Beh, primo, minore rischio di portafoglio, elimina il rischio specifico. Se anche uno di questi 2.900 azioni vanno a gambellare, ma anche 10 di queste azioni vanno a gambellare, voi praticamente non ve ne accorgete, non ci sono grosse controindicazioni. Primo aspetto positivo. Secondo aspetto positivo, avete un paniere talmente diversificato che anche il livello di volatilità è contenuto rispetto a quella che è la volatilità, cioè la forza delle oscillazioni dei singoli titoli che lo compongono. Quindi minore volatilità, minore rischio dal punto di vista operativo. In più, non dovete più fare stock picking con gli ETF, non dovete più concentrarvi nell'analisi dei singoli titoli per andare a cercare quello che ha i buoni bilanci, quello che ha delle prospettive positive, quello che ha già una configurazione in base, che so, all'analisi tecnica positiva, eccetera. Ma dovete semplicemente concentrarvi su quella che è la tendenza dell'asset class, quindi dell'azionario americano piuttosto che dell'azionario mondiale, eccetera. Quindi vi toglie il problema dello stock picking, che non è semplice da fare, in più serve anche molto tempo, quindi servono qualità, abilità e tempo. In più vi permette di concentrarvi su un unico aspetto, che è la tendenza dell'asset class, e non è poco.
Poi abbiamo detto che non può fallire l'ETF perché il patrimonio è segregato tra quello dell'SGR e l'ETF, quindi non è un aspetto da poco. Questo è un altro aspetto anche positivo perché ci permette l'ETF di andare a lavorare su sottostanti potenzialmente rischiosi, ma col cappello di evitare il rischio default, no? Se io voglio comprare, ad esempio, le obbligazioni high yield, che sono le famose obbligazioni alto rendimento, ma attenzione, anche qui il marketing del risparmio gestito a volte trae in inganno. Si chiamano prodotti high yield, no? Si va a sottolineare l'alto rendimento, ma in realtà rischio e rendimento sono due facce della medaglia. Quindi quello che si scrive high yield, alto rendimento, si dovrebbe leggere alto rischio. Ovviamente il marketing ti sottolinea l'aspetto positivo, il rendimento e non il rischio. Quindi quando voi andate a lavorare sulle obbligazioni high yield, alto rischio, alto rendimento, che sono chiamate anche in gergo tecnico le obbligazioni spazzatura, voi se le andate a comprare singolarmente, ovviamente rischiate che l'emittente salti. Se voi queste obbligazioni high yield le comprate tramite un ETF che è molto diversificato al suo interno, e al tempo stesso non può fallire, beh, vi potete permettere il lusso di inserire quell'asset class in portafoglio con un rischio molto contenuto, che è solo quello delle oscillazioni di prezzo. Eliminate il rischio specifico, eliminate il rischio default. E non è poco come vantaggio. Abbiamo detto che è uno strumento duttile. Cosa vuol dire duttile dal punto di vista, cioè come lo interpreto il concetto di utilità? Allora, primo, c'è una duttilità operativa, cioè vuol dire che io tramite gli ETF, oggi lo vedremo meglio nella prossima lezione, posso implementare delle strategie long, cioè rialziste, che mi permettono di guadagnare, quindi il valore della quota dell'ETF sale se aumenta il prezzo del sottostante, ma posso anche implementare una strategia short, cioè il valore dell'ETF sale se scende il valore a cui è collegato. Ad esempio, un ETF short sul FTSE MIB, il valore della quota dell'ETF aumenta se la quotazione del FTSE diminuisce. Si chiamano ETF short. Oppure esistono gli ETF a leva, cioè quelli che replicano per due o per tre la performance del sottostante, ed esistono sia long che short. Quindi oggi posso andare al rialzo, al ribasso o anche in leva con gli ETF. Lo vedremo nel dettaglio la prossima volta. Poi posso andare a investire oggi su tantissimi sottostanti, su tantissime asset class, che io come risparmiatore farei fatica a accedere come mercato. Ad esempio, io posso comprare, ad esempio, le azioni del mercato africano, posso comprare le obbligazioni del sud-est asiatico, che sono mercati dove oggettivamente è difficile entrare per un risparmiatore, cioè dove anche volendo le banche online, quelle principali, tradizionali, ad esempio, che si usano in Italia, non ti danno l'accesso, non ti fanno negoziare una piazza, non so, di Nairobi piuttosto che le obbligazioni quotate a Taiwan, no? Ecco, tramite gli ETF noi queste cose le possiamo fare. Possiamo scegliere la soluzione operativa, cioè ad esempio esistono ETF che sono o ad accumulo o a distribuzione dei proventi, quindi tu puoi scegliere a seconda di quello che è il tuo obiettivo finanziario, se optare per un ETF, ad esempio Azioni Italia, che distribuisce un dividendo periodico, una cedola periodica, oppure uno che invece non distribuisce interessi ma li va a reinvestire. Quindi abbiamo ampie possibilità da questo punto di vista per soddisfare la nostra pianificazione finanziaria. Questo è un argomento che tratteremo in una prossima lezione quando parleremo della selezione degli ETF. Poi è un prodotto idoneo a ogni investimento, a ogni investitore, scusatemi, dal buon padre di famiglia, quindi l'investitore più timoroso, più consapevole e giudizioso, a quello più dinamico, più aggressivo, ma perché no, anche al professional, abbiamo visto, cioè il grande gestore di fondi, di gestioni patrimoniali, che spesso e volentieri oggi utilizza. Quindi è un prodotto che qualsiasi tipologia di investitore, oggi professional o retail, può utilizzare. In più è uno strumento duttile anche dal punto di vista operativo, perché l'ideale è uno strumento di medio-lungo periodo, cioè gli ETF nascono come fondi comuni di investimento per essere utilizzati in ottica di medio-lungo periodo. Però in alcuni casi, quelli ad esempio più volatili e molto liquidi, cioè molto scambiati, come gli ETF azionari, possono anche essere usati in ottica di breve periodo. Quelli a leva, azionari molto liquidi, potrebbero, non è la scelta consigliata, ma potrebbero eventualmente essere usati anche in intraday, cioè per comprare e vendere all'interno della stessa giornata. L'uso naturale degli ETF è quello di medio-lungo periodo, non dimentichiamocelo, lo vedremo anche nelle prossime lezioni, però volendo in alcuni casi specifici possono essere usati anche con un'operatività più breve. Vediamo però l'altro lato della medaglia, cioè quelli che sono i difetti.
Primo difetto, non tutti gli ETF sono liquidi. Liquidi vuol dire che sono ben scambiati sul mercato. Dovete sapere che la liquidità non sempre abbonda in tutti gli ETF, ce ne sono alcuni molto molto liquidi, altri invece sono poco liquidi, poco scambiati. Quindi il contravalore monetario non sempre è elevato, lo spread del book, cioè la differenza percentuale, dopo lo vediamo, tra la miglior proposta in acquisto e la miglior proposta in vendita, potrebbe essere un valore abbastanza elevato o non così contenuto, da rendere di conseguenza necessaria la presenza del market maker, che è un organo autorizzato che di mestiere garantisce la liquidità sul mercato, quindi formulando in via continuativa proposte di acquisto e proposte di vendita. In più abbiamo una fiscalità che possiamo definire inefficiente. Fra un attimo vediamo di chiarire di cosa si tratta. Allora, scarsa liquidità. Qui vediamo un esempio di scarsa liquidità. Vedete, questa è una schermata tratta da borsa italiana in cui fondamentalmente, vedete, noi troviamo il controvalore giornaliero, cioè quanto scambia a livello monetario l'ETF ogni giorno. Vedete che questo giorno, il 25 di febbraio di quest'anno, immagine che ho fatto, ha scambiato 5.500 euro totali di controvalore, cioè il bar sotto casa mia, fondamentalmente solo tra le 6 e le 9 di mattina per le colazioni fattura sicuramente di più di questo prodotto. Qualche altro giorno, vedete, va un pochino meglio, ma vedete, siamo sui 60.000 euro al giorno, quindi. E in molti casi vedete che in molte giornate, in molte sedute non c'è neanche uno scambio. Questo è un esempio estremo, se vogliamo, di prodotto poco liquido, poco scambiato. La liquidità è un pregio sui mercati finanziari, con un aspetto che non ho citato, ma che è utile. La liquidità è un pregio, cioè più un prodotto è liquido, quindi più è ben scambiato, cioè c'è tanta gente che vuole comprare, tanta gente che vuole vendere, e meglio è. Perché? Perché dovete sapere che sui mercati, quando volete comprare, c'è la fila per vendere il prodotto. Quando però quel prodotto che avete comprato comincia a scottare tra le mani e lo volete andare a vendere, ecco che magari, puff, spariscono i compratori, o quei pochi compratori che ci sono fanno un prezzo particolarmente basso, particolarmente svantaggioso. Quindi un prodotto poco liquido fa rischiare al risparmiatore di restare col cerino in mano o di trovare condizioni poco favorevoli sul mercato. Al contrario, un prodotto molto liquido, cioè molto scambiato, con molte persone che comprano e molti investitori che vogliono vendere, fa sì che in qualsiasi contesto di mercato ci siano prezzi in acquisto e in vendita accettabili e soprattutto che ci sia una controparte. Quindi un prodotto di questo tipo, poco liquido, poco scambiato, è da scartare, ma lo vedremo quando parleremo della selezione. Il concetto importante che voglio trasmettervi oggi è quello che alcuni ETF non sono molto liquidi, quindi questo è un aspetto che andrà approfondito. Il risultato grafico di queste liquidità la troviamo in questo grafico. Vedete che è un grafico pieno di buchi, pieno di salti. Tutti questi salti dimostrano l'illiquidità dello strumento che l'avevamo già vista poi con queste immagini. Un altro esempio di scarsa liquidità è questo, vedete, questa è un'immagine fatta da ieri, un ETF ha scambiato un solo contratto, quindi c'è stata una persona che ha comprato, una persona che ha venduto, per un totale di 21 pezzi, di 21 quote di ETF, per un controvalore monetario complessivo di 6.263 euro. Questa immagine, come anche questa, le ho tratte dal sito di Borsa Italiana. Nelle prossime lezioni torneremo su questo argomento. Oggi è una lezione propedeutica, mettiamo le basi per degli approfondimenti che vedremo poi in una lezione successiva. Quando faremo la selezione, ecco, uno dei criteri chiave per selezionare gli ETF, ve lo anticipo, è la liquidità. Scarteremo brutalmente tutti gli ETF che non hanno una soglia di liquidità, che io vado a identificare in 500.000 euro, ve lo anticipo, di controvalore medio scambiato, e vi farò vedere dove trovare questo dato, in modo tale da non sbagliare. Non solo, vi darò anche un file Excel già fatto e finito con la mia selezione di ETF, cioè quelli che utilizzo per i miei portafogli, ma ogni cosa a suo tempo. Oggi ci limitiamo a questo. Quindi, quest'altro, vedete, ha scambiato 6.000 euro in tutto il giorno, un contratto di negoziazione, cioè uno che comprava e uno che ha venduto. Oppure troviamo un ampio spread tra denaro e lettera. Abbiamo detto, abbiamo visto prima, questo è il book di contrattazione, è una griglia che sintetizza le proposte in acquisto e le proposte in vendita.
Qui vedete c'è qualcuno che vuole comprare a 0,6836, c'è qualcuno che vuole vendere a 0,6970. Può sembrare una differenza di poco conto, ma in realtà è uno spread del 2%, uno spread elevato, quindi minore è la liquidità, maggiore è lo spread. Dove li possiamo trovare questi dati? Ripeto, ci torneremo, però se voi andate sul sito di Borsa Italiana, cliccate su ETF e cliccate su statistiche di dettaglio per i singoli strumenti, puff, vi si apre questo documento, è un PDF, qui ho preso le prime righe, ma è un PDF di 10-15 pagine, dove per ogni ETF quotato su Borsa Italiana, qui vi mette il nome, vi mette il ticker e vi mette il codice ISIN in modo tale che lo potete identificare in modo univoco, vi dà il valore e vi dà i dati del controvalore, cioè vi dice il controvalore scambiato in un arco temporale, ad esempio questo è il turnover, il controvalore, da gennaio a vabbè, del mese di gennaio, perché questo l'ho fatto del mese di gennaio solo per il mese perché è appena iniziato l'anno. Potevo prendere ad esempio quello di dicembre dell'anno scorso, dove mi avrebbe dato il valore da gennaio 2020, inizio gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, quindi 12 mesi di controvalore. Qui in questo caso è il controvalore di un mese, ma non cambia. Quindi trovate il controvalore monetario, più elevato questo valore, meglio è, e poi trovate anche lo spread calcolato su uno scambio di 25.000 euro ideale di acquisto. E vedete che ci sono valori molto diversi, c'è uno 0,04, c'è uno 0,10, c'è uno 0,26, vedete che sono livelli molto diversi. Queste sono solo le prime posizioni, poi ne troveremo anche altre, ma questo lo approfondiremo in un'altra lezione. E quindi se l'ETF è poco liquido, poco scambiato, è necessaria la figura del market maker, cioè quello specialista che di mestiere, è ovviamente un intermediario autorizzato da Borsa Italiana, di mestiere, dicevo, fornisce liquidità al sistema, cioè si mette contemporaneamente in acquisto e contemporaneamente in vendita sul book in modo tale che qualsiasi evento capiti, e magari dovessero sparire i piccoli risparmiatori, ecco che c'è lui a fornire a chi vuole acquistare una proposta in vendita e a chi vuole vendere una proposta in acquisto. L'ideale però è lavorare solo sugli ETF molto liquidi, per cui la presenza del market maker c'è ed è una garanzia, ma non è indispensabile. Non è indispensabile perché sono tanti privati che comprano e vendono. Ma su questo argomento ci torneremo. Ho citato l'inefficienza fiscale perché dovete sapere, e qui ci concentriamo sul discorso ETF armonizzati, cioè quelli che sono in linea con la normativa UCITS, quindi quelli che trovate su Borsa Italiana o sulle borse europee e non presentano nessuna criticità a livello fiscale. Parleremo degli ETF non armonizzati la prossima volta. Oggi ci limitiamo al discorso armonizzati. Ecco, attenzione perché gli ETF armonizzati producono reddito di capitale. Vediamo cosa si intende. Se io realizzo una plusvalenza con un ETF, cioè lo compro a 10, lo rivendo a 12, su quelle due monetine che ho guadagnato, pago una plusvalenza, cioè ho guadagnato plusvalenza, pago il capital gain. Quel capital gain che ammonta al 26% oppure al 12,50% per i titoli di Stato è considerato reddito di capitale. Quindi io realizzo una plusvalenza, questa è reddito di capitale, mi viene tassata e non la posso utilizzare per recuperare minusvalenze pregresse contenute all'interno dello zainetto fiscale. Le minusvalenze, cioè se io perdo soldi, ho comprato a 10 e vendo a 8, queste due monetine che ho perso sono reddito diverso, vanno nello zainetto fiscale. Le cedole, i dividendi che io incasso con un ETF, quindi l'ETF azionario obbligazionario che mi paga una cedola periodica, quella cedola costituisce il reddito di capitale. E anche qui torniamo al caso della plusvalenza. Essendo reddito di capitale, è tassato e non lo posso utilizzare per recuperare minusvalenze pregresse. Ecco perché parlo di inefficienza fiscale. Non è un problema di aliquota, che abbiamo detto è il 12,50% per i titoli di Stato ed equiparati come obbligazioni e 26% per tutto il resto, quindi obbligazioni corporate, azioni 27%. L'inefficienza non è a livello di aliquota, possiamo parlare che sia alto o basso, non ha importanza. Il concetto di inefficienza è legato al fatto che sia le plusvalenze di prezzo che le cedole degli ETF producono reddito di capitale e quindi non possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze contenute all'interno dello zainetto fiscale. È qui che risiede l'inefficienza fiscale.
Un attimo che bevo. Ok, vediamo quali sono gli elementi base degli ETF. Qui li troviamo descritti tutti e li andiamo a vedere uno per uno. Alcuni di questi in realtà li tratteremo come il dividend yield in un'altra lezione, ma tanto qui li citiamo. Allora, il primo è il nome commerciale, in questo caso vedete l'ETF si chiama PINCO US Short Term High Yield. E quindi già in questa descrizione noi abbiamo tante informazioni. Capiamo innanzitutto che è un ETF armonizzato che segue la normativa UCITS, che è in euro, che investe in obbligazioni americane, US, short term, cioè con scadenza breve, high yield. Quindi è un ETF emesso da PINCO, scusate, non l'ho detto, quindi emesso da PINCO emittente, che investe in obbligazioni americane, high yield, che si caratterizzano per avere una durata breve, short term, e è in euro, quindi sarà presumibilmente a cambio coperto ed è armonizzato, dicevamo. L'emittente, vedete, è indicato, è chi emette il prodotto, ed è la seconda caratteristica, vedete, in questo caso è società PINCO. Poi, codice ISIN è un codice alfanumerico. È quello qui che serve per identificare in modo univoco il prodotto finanziario. Se io dico ETF obbligazionario high yield, ce ne sono magari 10, 20, 30. Come faccio a identificare esattamente quello che voglio comprare? Utilizzo il codice ISIN, è una sorta di impronta digitale che mi permette di identificare in modo univoco il prodotto. Poi abbiamo il codice alfanumerico, chiamato anche ticker, in questo caso vedete STHE, che è un codice composto di lettere, che anche qui mi permette di identificare il prodotto in modo univoco. In realtà di univoco davvero c'è l'ISIN. A volte il codice alfanumerico potrebbe andare in conflitto perché potrebbero esserci più prodotti con quello. Quindi l'ideale sarebbe lavorare con l'ISIN. Comunque oggi vanno molto di moda i ticker. Poi ci dice qual è l'asset class su cui il prodotto investe. Queste schermate, non ho detto, scusate, ma è importante, le trovate tutte anche sul sito dell'emittente, dopo parliamo delle fonti di informazione, ma queste sono tutte tratte dal sito di Borsa Italiana. Quindi se voi andate sul sito di Borsa Italiana e inserite questo codice ISIN, vi permette di trovare la scheda prodotto di questo. Quindi trovate il nome, trovate l'emittente, abbiamo detto l'ISIN, il ticker, trovate l'asset class, cioè qual è l'asset class che viene replicata, in questo caso l'obbligazionario. Non solo, trovate anche la sottocategoria. È un obbligazionario, vedete, corporate, quindi aziende private, high yield, alto rendimento, che abbiamo detto, si scrive alto rendimento, ma si legge alto rischio, ricordatevelo sempre. E poi vi dice anche il benchmark, cioè qual è l'indice che viene replicato in modo passivo. Abbiamo detto che gli ETF sono dei replicanti passivi della performance del sottostante. Qual è il sottostante? Cioè qual è l'indice che viene replicato? Qual è il paniere che viene replicato? Vedete questo benchmark. Bank of America Merrill Lynch, composto da obbligazioni americane, high yield, con copertura cambio, con duration, con scadenza tra 0 e 5 anni. Adesso qua sono tecnicismi che magari la prima volta che vedete questo dato può spaventarvi, in realtà dopo che ci avete fatto un attimo l'abitudine si capisce immediatamente di che cosa si tratta e quali sono le caratteristiche del prodotto. Oggi fidatevi di me e fidatevi sia di quello che vi dico, sia del fatto che dopo che ci avete smaneggiato un attimo vi sarà tutto chiaro. Quindi sarete in grado anche voi di leggere queste sigle. La prima volta magari un po' spaventa. Comunque si legge che il benchmark è un indice composto da Bank of America Merrill Lynch che investe in obbligazioni americane high yield che hanno una scadenza compresa tra 0 e 5 anni e che si caratterizza questo ETF, questo indice, per essere cioè per contenere un meccanismo che elimina completamente il rischio cambio. Perché c'è il rischio cambio? Perché sono obbligazioni americane, ma noi viviamo in euro e quindi ci sarebbe un problema tra gli euro della valuta del prodotto e la nostra quotazione in euro. E quindi in questo caso, dopo entriamo nei dettagli del discorso valutario, comunque in questo caso il meccanismo, cioè l'ETF contiene un meccanismo di copertura cambio che elimina completamente il rischio cambio.
Poi vi dice se il prodotto paga dei dividendi delle cedole periodiche. Se questa casella è vuota, vuol dire che non paga nulla, in questo caso invece è piena, e vi dice anche la frequenza con cui viene pagata. In questo caso vedete, è mensile, cioè tutti i mesi questo prodotto vi paga una cedola. Non solo, sempre sul sito o dell'emittente di Borsa Italiana trovate anche lo storico dei dividendi pagati. Vedete, trovate la data di pagamento, trovate, cioè scusate, la data di stacco, trovate il valore lordo del pagamento, trovate la valuta in cui viene pagato il prodotto e trovate anche la data in cui il pagamento viene effettuato. Quindi vedete la data di stacco il 17 marzo, ma il pagamento avviene a fine mese, cioè il 31 marzo. Per ogni quota detenuta, vedete che costa 79 euro, avete ricevuto, riceverete 0,29 euro, quindi 0,29 per ogni quota, questo mese dopo mese. In realtà vedete la quota è leggermente ballerina, non è sempre, scusatemi, non è sempre stabile, però è sempre indicata. E qui entriamo un attimo nel discorso dividendi. Dovete sapere che gli ETF, tra gli altri pregi che hanno, qui lo vediamo come caratteristica, ma dal mio punto di vista è un pregio. Esistono sia a distribuzione dei proventi che ad accumulo dei proventi. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste che i proventi possono essere gestiti in due modi diversi. La prima, abbiamo detto, sono gli ETF a distribuzione, cioè quelli che pagano periodicamente una cedola, un dividendo, che può essere pagato, come nel caso di prima, mensilmente, cioè tutti i mesi entra la cedolina direttamente sul conto, ogni trimestre, ogni semestre o una volta all'anno, a seconda della politica di distribuzione. Non la decidete voi, ma la decide ovviamente l'SGR del fondo, tutto scritto nella documentazione. Quindi voi prima di comprare sapete se quell'ETF è a distribuzione ed eventualmente qual è la frequenza con cui distribuisce. Ovviamente gli ETF a distribuzione sono una soluzione efficiente per chi? Per tutti quegli investitori che hanno bisogno di un'entrata periodica. Hanno degli impegni finanziari, mutuo, rate della macchina, asilo del bimbo da pagare, cose di questo tipo. Benissimo, avere un ETF a distribuzione mi aiuta perché tutti i mesi, o comunque con la periodicità prevista, mi paga una cedola. A fianco di questi esistono gli ETF ad accumulo, cioè quelli che non pagano nessuna cedola, ma i proventi che vengono maturati vengono automaticamente reinvestiti dall'ETF nel valore della quota. Questa seconda soluzione è quella che generalmente piace meno agli investitori. L'investitore italiano piace avere la cedola, piace avere qualcosa che entra periodicamente sul conto, ma in realtà gli ETF d'accumulo, come vediamo tra poco, sono una soluzione più efficiente, soprattutto in ottica di medio-lungo periodo. E quindi tutti quegli investitori che hanno la necessità di ottimizzare il rendimento, ottimizzare le performance anche da un punto di vista fiscale, ecco, dovrebbero privilegiare gli ETF d'accumulo. Quindi se uno ha l'obiettivo di avere un'entrata periodica perché è una soluzione efficiente per la propria pianificazione finanziaria, perché abbiamo detto il rato del mutuo della macchina da pagare, allora sì, l'ETF a distribuzione è una soluzione da privilegiare. Ma se io non ho bisogno dell'entrata periodica, tutta la vita mi conviene lavorare sui prodotti da accumulo. E fra un attimo vediamo il dettaglio. E qui troviamo un esempio di come, vedete, esistano ETF che permettono di investire nello stesso asset class, cioè ad esempio nell'obbligazionario di paesi emergenti, ma farlo, vedete, in modo diverso. Cioè, ad esempio, esiste uno ad accumulo e gli altri a distribuzione. E tra quelli a distribuzione, vedete, ce n'è uno che paga la cedola mensilmente, uno semestrale, uno annuale. Questo per dimostrarvi che cosa? Per dimostrarvi che un investitore oggi, lavorando con gli ETF, quasi sempre ha la possibilità di scegliere se ad accumulo o a distribuzione per investire su un asset class. E al tempo stesso, se sceglie la distribuzione, ci sono più opzioni e quindi può scegliere se vuole una cedola unica una volta all'anno, se la vuole semestrale, quindi due cedole annuali, o se vuole che la dimostrazione, la distribuzione sia ad esempio trimestrale piuttosto che mensile. Quindi oggi gli ETF ci permettono di personalizzare in modo abbastanza efficiente quella che è la nostra pianificazione finanziaria. Come avviene la distribuzione dei proventi? Beh, qui la vediamo sintetizzata in questa grafica, no? Vedete che si parte dal giorno 0, immaginiamo che sia il giorno in cui il nostro ETF nasce,
E poi cosa succede? Succede che vedete il nostro ETF comincia a replicare l'andamento dell'indice, quindi vedete l'indice sottostante sale, ma vedete che il NAV, cioè il valore del nostro ETF, sale leggermente di più. Perché? Perché pian piano matura i proventi. Cioè, ad esempio, immaginiamo che questo sia un ETF obbligazionario. Cosa succede? Succede che le obbligazioni contenute all'interno del portafoglio dell'ETF paghino delle cedole. Queste cedole vengono, vedete, accumulate giorno dopo giorno. E quindi questo fa sì che ci sia una differenza sempre crescente tra l'andamento dell'indice di riferimento e il valore della quota dell'ETF. Poi a un certo punto immaginiamo che qui vedete la frequenza di distribuzione sia semestrale, quindi due cedole all'anno. Arriva un giorno, vedete, dopo il primo semestre, dove puff, viene pagata la cedola, per cui puff, immediatamente la cedola viene pagata, quindi il valore del NAV e dell'indice di riferimento del benchmark vengono a combaciare nuovamente. Da quel giorno in poi, vedete, si riparte. Inizialmente viaggiano ovviamente appaiati, poi il fondo del nostro ETF comincia a riempirsi delle cedole man mano pagate dalle obbligazioni, si ricrea questa forbice di distanza che poi puff di nuovo alla seconda cedola, vedete, al secondo stacco prevede puff il riallinearsi tra i due valori. Questo, insomma, giusto per completezza di come avviene questo meccanismo, no, di distribuzione dei proventi. Prima vi ho citato, e questa è una slide importante, vi ho citato il fatto che gli ETF a accumulo dei proventi sono più efficienti di quelli a distribuzione. Ho detto attenzione, perché gli ETF a distribuzione sono quelli più amati dai risparmiatori italiani. Gli italiani amano le cedole, amavano i BTP che ti pagano una cedola ogni semestre, no? Amano avere qualcosa che entra sul conto, perché ti dà l'idea di ricchezza, però in realtà non sempre la soluzione più efficiente. Ripeto, se hai come obiettivo l'entrata periodica, l'ETF a distribuzione è la scelta più saggia. Ma se tu non hai necessità di questa entrata, ti conviene lavorare sugli ETF ad accumulo che non pagano cedole, ma sul lungo, med sul medio sono più efficienti, ti permettono di ottimizzare le performance. Vediamo un esempio. Diamo quindi voce ai numeri. Immaginate due fratelli, due gemelli. Hanno entrambi 10.000 euro di capitale da investire a testa. Vanno in banca lo stesso giorno, comprano lo stesso asset. Immaginiamo l'azionario Italia. Però entrambi comprano ETF, azioni Italia, ETF FTSE MIB sarebbe. Il primo fratello compra l'ETF ad accumulo perché lui non ha bisogno di un'entrata periodica. L'altro fratello, che invece ha bisogno di un'entrata periodica, compra quella distribuzione. Quindi lo stesso giorno, nella stessa banca, compro lo stesso prodotto per la stessa quantità di denaro, entrambi 10.000 euro. Solo che uno sceglie il prodotto a distribuzione e uno ad accumulo. E vediamo una simulazione. Passa il primo anno, il prodotto, il sottostante, è salito del 5%. Quindi il fratello che ha avuto il prodotto ad accumulo si ritroverà un controvalore monetario di 10.500 euro. L'altro fratello avrà incassato la cedola, avrà pagato le imposte, il 12,5% per i titoli di Stato ed equiparati, il 26% per tutto il resto, e reinveste e si troverà quindi 10.370. Passano gli anni, 2, 3, 4, eccetera. Immaginiamo che il rialzo sottostante sia sempre del 5%. Si arriva a 30 anni, entrambi i fratelli devono andare in pensione. Vanno in banca lo stesso giorno, vendono le quote. L'uno dell'ETF ad accumulo, l'altro dell'ETF a distribuzione. Nella loro mente il loro risultato monetario dovrebbe essere uguale. È lo stesso sottostante, le performance sono le stesse, sottoscritto lo stesso giorno, venduto lo stesso giorno. Quale può essere la differenza? La differenza è sostanziale. Perché il primo fratello, quello che ha optato per l'ETF ad accumulo, partito da 10.000 euro, se ne ritrova alla fine, dopo aver pagato le imposte, alla fine 34.582. Facciamo 34.500 euro conto pari. L'altro fratello, quello che aveva incassato la cedola, pagato le imposte e reinvestito, si ritrova 29.700 euro. Cioè una differenza di 4.000 euro mal contati.
possono sembrare pochi 4.000 euro, ma se voi pensate a 4.000 euro sul capitale di partenza di 10.000, è un 40% di differenza, perché noi dobbiamo ragionare non in termini assoluti, perché uno dice, beh, 4.000 euro in 4 anni, bisogna ragionare in termini percentuali, cioè 4.000 euro di differenza su un patrimonio iniziale di 10.000, è un 40% di differenza, non è poco. Da cosa è dovuta questa maggiore efficienza dell'ETF d'accumulo? Nel fatto che l'ETF va a reinvestire i proventi all'lordo, quindi le cedole maturate o i dividendi maturati in pancia all'ETF, che non vengono pagati perché non è a distribuzione, vengono reinvestiti automaticamente. Quindi il procrastinare in avanti il pagamento delle imposte ti permette anno dopo anno di reinvestire il lordo. Le tasse le paghi quando vendi alla fine, dopo 30 anni in questo caso. Questo meccanismo di posticipare l'impatto delle tasse sul medio e lungo periodo, come in questo caso, ti dà un vantaggio significativo. Quindi, ricapitolando, se io ho come obiettivo l'entrata periodica, beh, sono costretto a lavorare con prodotto di distribuzione perché il mio obiettivo è di avere queste entrate, perché devo pagare il mutuo, eccetera. Ma se io non ho la necessità di un'entrata tutta la vita, mi conviene lavorare con gli ETF ad accumulo. Sono decisamente più efficienti da un punto di vista fiscale, permettono di ottimizzare le performance e sul medio-lungo periodo la differenza è decisamente significativa. Poi, tra le altre caratteristiche base, abbiamo il TER, che è il Total Expense Ratio, cioè il costo percentuale annuo di gestione del prodotto, in questo caso uno 0,60% all'anno, questo è uno degli ETF più costosi che abbiamo sul mercato. Poi abbiamo il mercato di quotazione, dovete sapere che lo stesso ETF può essere quotato su più mercati contemporaneamente, può essere quotato su borsa italiana, ma può essere quotato sulla borsa svizzera, può essere quotato sulla borsa tedesca, può essere quotato sulla borsa londinese. Quindi lo stesso identico prodotto può essere quotato su quali piazze, su altre piazze, su più piazze. La domanda che sorge spontanea è dove lo devo comprare? Allora, in linea generale, compra su borse italiane e vivi sereno. La risposta un po' più raffinata sarebbe questa in realtà. L'ideale sarebbe comprare l'ETF sul mercato in cui è più liquido e più scambiato, perché abbiamo detto che la liquidità è un pregio. Quindi l'ideale sarebbe comprare il prodotto dove è più quotato, dove è più scambiato, quindi dove è maggiore il controvalore giornaliero, dove è minore lo spread del book. Quindi se la liquidità maggiore su borsa italiana non si pone nessun problema. Se la maggiore liquidità è su una borsa estera, ad esempio il mercato Xetra, che è il mercato tedesco, ecco che allora dovremmo acquistarlo sul mercato tedesco. Però attenzione, non tutte le banche ti permettono l'accesso al mercato tedesco. Quindi, ad esempio, chi usa quelle banche online, quelle un po' più smart, come Fineco, Directa, eccetera, non ha problemi a comprare. Ma se uno usa l'home banking della banca popolare di Vatte la Pesca, che magari è un home banking non particolarmente efficiente, beh, ecco che allora magari in quel caso non ha l'accesso al mercato tedesco e quindi volente o nolente deve comprare in Italia. Oppure sì, ti permette l'accesso al mercato tedesco, però facendoti pagare una commissione di acquisto più elevata. E quindi magari sul mercato italiano ti chiede 10 euro, sul mercato tedesco te ne chiede 30. Allora a quel punto magari la maggior incidenza dei costi ti sconsiglia di fare l'operazione. Per cui se compri su borsa italiana va bene, se hai una banca che ti permette a condizioni, a livello di commissioni ridotte, di negoziare i mercati esteri, valuta il mercato in cui l'ETF è più liquido e più scambiato. Poi abbiamo detto che l'ETF è quotato in tempo reale, quindi vedete noi abbiamo il book per cui per qualsiasi ETF noi in qualsiasi momento possiamo vedere l'ultimo prezzo scambiato, possiamo vedere la miglior proposta in acquisto, la miglior proposta in vendita. Quindi se dobbiamo comprare, noi sappiamo che c'è un'offerta a 91,06. Se dobbiamo vendere, sappiamo che c'è qualcuno che è disposto a comprare a 91,35. Non siamo soddisfatti di questi prezzi per acquistare o per vendere? Beh, nessun problema. Tramite l'home banking, possiamo anche tramite il promotore o l'addetto al borsino della banca, possiamo inserire un prezzo nostro. Io voglio comprare
però non voglio comprare a 91,06, voglio comprare, non so, a 91, quindi mi metto in acquisto 91. Se verrò eseguito, bene, altrimenti pazienza. E quindi possiamo anche noi formulare un nostro prezzo. Se ci saranno le condizioni sul mercato per eseguire, saremo eseguiti, altrimenti no. Però lo possiamo fare. Quindi trasparenza di prezzo e quotazione in tempo reale. Attenzione però a un dato, un attimo che bevo. Allora, attenzione a un tecnicismo importante. Allora, dovete sapere che l'ETF, abbiamo detto, è tecnicamente un fondo comune di investimento, quotato in borsa in tempo reale. Essendo un fondo comune di investimento, quotato in tempo reale, ha due valori. Ha il NAV di fine giornata, cioè il valore della quota fine giornata, che rappresenta la somma di tutti gli asset detenuti in portafoglio. E poi abbiamo la quotazione di mercato. Quindi, di uno stesso ETF, questo è un ETF non armonizzato, quotato in America, ma il discorso non cambia. Vedete, abbiamo un NAV di 37,20 euro. E abbiamo un prezzo di mercato di 37,65. Cioè, in pratica, il fatto che noi abbiamo un NAV a fine giornata e abbiamo una quotazione in tempo reale fa sì che si possa creare un momentaneo disallineamento tra questi due valori. E vedete 37,20 contro 37,65. Come la mettiamo con questa situazione di disallineamento? E qui entriamo con un altro concetto. Allora, voi tutti questi meccanismi non ve ne accorgete. Avete vissuto fino adesso senza accorgervene, probabilmente continuerete a vivere tranquillamente anche senza conoscere. Però ve li cito perché un investitore consapevole è quello che conosce anche i tecnicismi dei prodotti prima di comprarli e di venderli. Quindi si possono creare un disallineamento tra il valore del NAV e il valore di mercato. Primo passaggio. Secondo passaggio, teniamo sempre conto che gli ETF, come i fondi comuni di investimento, sono dei fondi di tipo aperto, cioè il numero di quote non è prestabilito, ma il numero di quote può essere aumentato o diminuito. Quindi oggi possono esistere 1 milione di quote di un ETF, domani può esistere 1 milione e 100 come 900.000. Quindi il numero di quote è variabile, non è un fondo chiuso, è un fondo aperto. Il numero di quote può essere creato o cancellato, quindi può essere aumentato o diminuito. Questo meccanismo di creazione o di cancellazione delle quote si chiama creation e redemption. Sono due operazioni, una creation di creazione e l'altra redemption di riduzione, che permettono di aumentare o diminuire il numero delle quote in modo tale da permettere a dei soggetti che sono autorizzati di effettuare un arbitraggio in modo tale che il prezzo di mercato si riallinei al NAV, in modo quindi che in tempo reale i due prezzi tendono a battere pari. Come avviene questo meccanismo? Entriamo un attimo nei dettagli. Entriamo nel dettaglio della creation, cioè della creazione di quote. Allora, se noi siamo in una fattispecie in cui la quotazione di mercato dell'ETF è maggiore del valore del NAV, che deve essere il caso qui, vedete qui, abbiamo la quotazione dell'ETF a mercato aperto che è maggiore del NAV, che cosa succede? Succede che entra in gioco il meccanismo chiamato creation. Cioè dei soggetti autorizzati, dei partecipanti autorizzati, vengono chiamati in gergo tecnico, quindi operatori professionali autorizzati da Borsa Italiana, cosa fanno? Acquistano le obbligazioni oppure le azioni che rappresentano il paniere dell'ETF e consegnano
queste azioni, queste obbligazioni a chi? Alla banca depositaria. La banca depositaria certifica l'esistenza di questi prodotti, crea i certificati, crea quindi di fatto nuove quote dell'ETF che andrà a consegnarle a chi? Ai soggetti, ai partecipanti autorizzati, che dopo aver ricevuto queste quote di ETF, cosa faranno? Automaticamente correranno a venderle sul mercato. In questo modo permettono al prezzo di mercato di riallinearsi al NAV. Quindi, se la quotazione dell'ETF è maggiore del NAV, si assiste a un meccanismo di arbitraggio tramite il concetto di creation, cioè di creazione di quote. I partecipanti autorizzati comprano le azioni e le obbligazioni che le tengono in paniere, le danno alla banca depositaria che in cambio gli restituisce delle quote di ETF che loro andranno a vendere sul mercato. In questo modo si riequilibra il disallineamento tra quotazione e NAV. Se per caso invece avviene esattamente il contrario, cioè abbiamo la fattispecie in cui l'ETF quota meno del NAV, ecco che adesso c'è il meccanismo contrario, quello di redemption, cioè di cancellazione delle quote. I partecipanti autorizzati che cosa fanno? Comprano l'ETF sul mercato e danno le quote di ETF alla banca depositaria. La banca depositaria spacchetta l'ETF, annulla, cancella le quote di ETF e prende le azioni e le obbligazioni che componevano l'ETF che lui ha spacchettato e le dà ai partecipanti autorizzati. Che cosa faranno? Le andranno a rivendere sul mercato. In questo modo si crea un meccanismo che permette ai due prezzi di riallinearsi tra di loro. Ora, questi sono tecnicismi, però utili a comprendere più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto. Come si fa a capire in tempo reale se, perché a qualcuno magari potrebbe essere sorta la domanda, ma il famoso il dubbio sorge spontaneo, no? Ma se la quotazione in tempo reale e il NAV è quello del giorno prima, è chiaro che c'è uno scostamento. È vero, perché qui ho fatto una semplificazione, perché non volevo mettere troppa carne al fuoco. Dopo aver spiegato questo meccanismo di arbitraggio, vi spiego qual è il NAV che viene considerato. Non è quello del giorno prima, ma è il cosiddetto INAV, o INAV, non so esattamente come si pronunci, cioè l'Indicative NAV, Net Asset Value. Vuol dire che questo è un valore calcolato in tempo reale, cioè oltre alla quotazione in tempo reale, l'emittente calcola anche il valore del NAV in tempo reale, cioè senza aspettare la fine della seduta. Quindi dice: ok, quante azioni ENI abbiamo in portafoglio? Qual è il prezzo di ENI? E fa il calcolo. Quante azioni Fiat e Stellantis abbiamo? Qual è il loro prezzo? E calcola il controvalore. Poi somma il controvalore complessivo, divide per il numero delle quote e trova l'INAV, cioè il NAV calcolato in tempo reale. Ed è su questo valore, l'INAV, che avviene ovviamente il confronto con la quotazione di mercato. Quindi l'arbitraggio avviene tra l'INAV e il prezzo di mercato. Qui troviamo l'INAV, dov'è? Ah, qua vedete Exchange INAV, qua questa è una schermata tratta da software che utilizzo io per seguire i mercati finanziari, e i Correfinity, questo software da professional. Vedete che vi dice che il valore del NAV in tempo reale è 382,45, mentre l'ultimo prezzo scambiato, vedete, è 382,20, quindi 0,20 mal contati di differenza tra i due valori. Se non avete questo software, in realtà molti emittenti, come in questo caso vedete Xtracker, in ritardo di 15 minuti, fondamentalmente sul loro sito, quindi sul sito dell'emittente, vi presentano, vedete questo dato, vi presentano l'ultimo prezzo negoziato, 63,23, vi danno anche il prezzo del market maker in realtà, volendo, e vi dicono il valore dell'INAV. Vedete che abbiamo 6,23 a mercato con un 6, scusatemi, 63,23 a mercato con un 63,19, quindi una differenza estremamente contenuta. Dovesse ampliarsi questa forbice tra i due valori, puff,
intervengono gli arbitragisti, no? Questi partecipanti autorizzati, si chiamano in gergo tecnico, che a seconda che il valore dell'ETF sia maggiore o minore del NAV, procedono con la creazione oppure la cancellazione delle quote di ETF. Poi c'è il discorso valutario, anche questo è un discorso interessante, lo accenniamo oggi, cioè lo accenniamo, lo descriviamo oggi, poi alcuni tecnicismi in realtà mi riservo di spiegarli il giorno in cui faremo la lezione sulla selezione degli ETF. Però dovete sapere che quando noi andiamo a comprare e vendere un ETF, come ad esempio in questo caso, il prezzo che noi vediamo e che noi compriamo sul book è un prezzo in euro. E quindi apparentemente questo è tutto semplice. Io compro e vendo in euro, per cui chi se ne frega di tutto, uno potrebbe pensare erroneamente. In realtà è vero che io sto negoziando in euro, ma non è detto che il prodotto che io sto negoziando in euro sia effettivamente esente dal rischio cambio. Perché? Perché bisogna vedere qual è la denominazione, la valuta di denominazione del sottostante. Allora, la valuta di denominazione del sottostante può essere di due tipi. O è in euro, e allora qui non c'è nessun tipo di problema, non c'è nessun rischio cambio. Io compro un ETF che investe, ad esempio, in titoli di Stato europei, questi sono quotati in euro, è chiaro che non c'è nessun problema. Il sottostante è denominato in euro. Io vivo in euro, negozio in euro, nessun problema. Se compro un ETF che investe in azioni Italia, cioè nel FTSE MIB, oppure nell'indice DAX tedesco, quindi le aziende tedesche, beh, anche qui sia le azioni italiane che le azioni tedesche sono quotate in euro perché siamo in Europa e quindi di conseguenza non c'è nessun problema nel nostro caso. Ma se il sottostante del mio prodotto finanziario è denominato in una valuta estera. Quindi, ad esempio, se io compro un ETF che investe nell'S&P 500 americano oppure nel Nasdaq, no? E in questo caso c'è un problema. Perché? Perché i titoli del Nasdaq, ad esempio, sono quotati in USD, cioè sono quotati in dollari americani. E quindi è vero che io l'ETF lo compro e vendo su borsa italiana in euro, però il sottostante è in valuta americana. In questo caso, quindi, c'è un discorso di rischio cambio. E quindi esistono gli ETF a cambio aperto, cioè quelli che non prevedono nessun meccanismo di copertura e che quindi fanno sì che l'ETF sia a rischio cambio, oppure esistono gli ETF che invece prevedono un meccanismo di hedging, cioè di copertura del cambio. Se è presente questo meccanismo di copertura, il rischio cambio è completamente eliminato. Quindi dicevamo, io quello che compro e vedo è in euro, ma in realtà devo vedere la valuta di denominazione del sottostante. Quindi in questo caso, vedete, questo è un ETF di iShares che investe nell'S&P 500. L'S&P 500 sono azioni americane. Le azioni americane, come sono denominate? Sono negoziate in dollari. Tant'è che vedete su questa schermata tratta da Borsa Italiana, vi dice valuta di denominazione USD. Quindi vuol dire che tu questo prodotto su borsa italiana lo compri in euro, ma in realtà è sottostante in dollari. Quindi questo è un prodotto che, diciamo così, è soggetto a rischio cambio. Cosa vuol dire che è soggetto a rischio cambio? Vuol dire che il prezzo di questo prodotto, che tu vedi 19,40, è un prezzo dettato dall'interagire contemporaneamente di due variabili, l'andamento del sottostante, cioè che cosa fa l'indice S&P 500, ma anche l'andamento del cambio euro-dollaro. Quindi questo prezzo che tu vedi non è determinato solo dall'andamento dell'indice S&P, ma è dettato dall'indice S&P e dall'euro-dollaro. Se l'S&P fa meno 1 e l'euro-dollaro fa meno 1, il nostro ETF farà meno 2. Insomma, la sto brutalizzando, però il concetto è quello. No? Uno potrebbe pensare che l'ETF faccia meno 1, in realtà non è vero, fa meno 2 perché anche il cambio incide. Se il cambio invece facesse più 1, farebbe 0. No? Adesso anche qui è una brutalità quella che ho detto, però giusto per dare un'idea concreta del dato. Quindi quando voi comprate un prodotto denominato in valuta estera,
come sottostante, che non contiene nessun meccanismo di cambio. Ricordatevi sempre che quel prezzo che voi vedete è determinato dall'agire contemporaneamente di due variabili: prezzo del sottostante e cambio euro-dollaro. E non è un dettaglio da poco, perché? Perché spesso e volentieri sente qualcuno che dice: ma l'indice americano ha fatto più 2, il mio ETF non ha fatto più 2, è una truffa. No, non è una truffa se ha fatto un prezzo diverso, semplicemente che hai trascurato una variabile. Se però un investitore lo desidera, il rischio cambio è completamente eliminabile. Esistono, cioè, i prodotti hedgeati, i prodotti con ledge, che permettono di eliminare, ripeto, completamente il rischio cambio, cioè contengono di fatto un meccanismo di copertura. Questo meccanismo di copertura spesso e volentieri è indicato anche, vedete, nel nome commerciale del prodotto, vedete che c'è scritto hedge, e lo trovate anche qui, vedete, valuta di denominazione, non c'è più scritto dollari, c'è scritto euro. La copertura la vedremo più nei dettagli quando parleremo della selezione dei prodotti, però vi anticipo due dati. Primo, la copertura può essere effettuata in due modi: o la copertura mensile, quindi la copertura opera su base mensile, oppure la copertura può essere fatta su base daily, cioè su base giornaliera. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ETF copre dal cambio o con un'operazione mensile o con un'operazione puntuale giorno per giorno. Ovviamente c'è una differenza tra le due. Qual è? Che la copertura giornaliera è senz'altro più tempestiva e quindi è più precisa e più puntuale, ma ovviamente ha anche un costo maggiore, mentre quella mensile ha un costo minore e è meno precisa. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, dovete sapere che i costi della copertura non sono indicati nel TER, come qualcuno erroneamente, scusate, dice. Il TER non contiene i costi di copertura, sono a parte. Quindi sono da aggiungere al TER se l'ETF è hedgeato. Altro aspetto, terzo, il costo della copertura non è fisso, è variabile perché dipende dai differenziali dei tassi tra le due valute. Quindi, gli ETF hedgeati, primo, hanno un pregio, permettono di eliminare completamente il rischio cambio. Secondo aspetto, hanno dei costi superiori, che non sono indicati nel TER, che sono appunto il costo della copertura. Il costo della copertura non è fisso, ma è variabile perché dipende dai differenziali dei tassi delle valute. Entreremo più nei dettagli quando facciamo la selezione per fare qualche esempio concreto. Per oggi mi basti questo aspetto. Qui vedete, abbiamo due ETF gemelli, però il primo, questo, è a cambio aperto. Il secondo è a cambio coperto, quindi investono, vedete, entrambi nell'S&P 500. L'emittente è lo stesso, iShares, però uno è a cambio aperto, quindi subisce la variabile cambio, l'altro è hedgeato, non subisce la variabile cambio. Ve la dico in altro modo. Questo ETF, il prezzo di questo ETF è composto, abbiamo detto, dall'interagire di due variabili, l'andamento del sottostante e l'andamento dell'euro-dollaro, euro-USD. Il prezzo invece di questo secondo ETF, che è coperto dal cambio, è dettato da una sola variabile, cioè l'andamento del sottostante. Dicevo, a un occhio non esperto, beh, essendo il sottostante lo stesso, l'emittente lo stesso, è vero che uno è a cambio aperto, uno a cambio chiuso, ma cosa vuoi che cambi? Beh, la realtà è diversa. Ed è questa. Quello che voi vedete con la riga arancione è l'andamento dell'ETF a cambio aperto, quindi senza copertura cambio, cioè quello il cui prezzo è determinato dalle due variabili.
La linea viola, vedete, è invece l'andamento dell'ETF ezzato. Non è una differenza di poco conto, perché dal 2011 al 2022, ho fatto l'immagine nei giorni scorsi, l'ETF a cambio aperto ha fatto un più 366%, mentre l'altro ha fatto un più 207%. Cioè, entrambi hanno guadagnato bene, il più 200, il più 360%. Però c'è un 160% malcontato che balla di differenza. Questo 160 in più da cosa è determinato? Beh, dall'andamento del dollaro, che in questo caso è stato favorevole all'ETF e quindi ha contribuito a migliorare la performance, ma è dettato anche dai minori costi, perché l'altro è zavorrato dai costi della copertura. Quindi attenzione, perché il discorso cambio aperto, cambio coperto incide, vedete, pesantemente sulle performance. E quindi è un criterio che noi dovremmo analizzare quando parleremo di selezione. Quindi quale privilegio? Privilegio cambio aperto o cambio coperto? Se stiamo lavorando su ETF che investono in sottostanti denominati in valuta estera. E qui dipende. Se io ho, ad esempio, se la mia pianificazione finanziaria prevede di ridurre il più possibile il rischio, quindi evitare il rischio cambio, perché magari in portafoglio sono già esposto in dollari o perché semplicemente non posso permettermi di espormi in dollari, beh, allora la scelta obbligata in quel caso è un prodotto a copertura cambio, a cambio coperto. Se invece sono convinto che il dollaro possa rivalutarsi nei confronti dell'euro, tenderò a preferire un ETF a cambio aperto. Se invece credo che il dollaro si indebolirà nei confronti dell'euro, andrò a prendere un prodotto a cambio coperto. E se devo fare ad esempio un piano di accumulo, beh, sul lungo periodo in genere conviene puntare alla riduzione dei costi e quindi utilizzare un prodotto a cambio aperto. Ma torneremo a parlarne quando faremo il discorso della selezione. L'ultimo argomento tosto di oggi. Abbiamo tre argomenti ancora da trattare, due sono veloci e uno è un po' più tosto ed è questo che vedete in sfondo in questo momento. Abbiamo detto che un ETF è un indice, è un fondo, scusatemi, a replica passiva, cioè segue passivamente in modo lineare l'andamento del sottostante. Quindi un ETF che, diciamo così, replica l'andamento dell'S&P 500 ha esattamente la stessa performance, no? Del S&P 500. Ma come fa tecnicamente l'ETF a replicare la performance del sottostante? Che vediamo qui. Esistono due modalità di replica da parte dell'ETF. La prima è chiamata replica fisica, la seconda è chiamata replica sintetica. A sua volta, la replica fisica si divide in replica fisica completa oppure replica fisica a campione. La replica sintetica a sua volta si replica in due tipologie, la replica funded e la replica unfunded. Entriamo un attimo nei dettagli. Allora, replica fisica completa, cosa vuol dire? Vuol dire che l'SGR che gestisce il nostro ETF compra direttamente le azioni o le obbligazioni, comunque i titoli che compongono il paniere dell'ETF e del benchmark, scusatemi, e lo fa esattamente con lo stesso peso percentuale. Quindi immaginate che l'ETF investa nell'azionario americano, dice ok, devo comprare Apple. Qual è il peso di Apple nel benchmark, cioè nel paniere che devo replicare? È il 5,18, quindi compro azioni Apple per un 5,18% del peso del portafoglio. Poi qual è il peso di Microsoft? È l'1,13, compro azioni Microsoft per un controvalore dell'1,13 del patrimonio dell'ETF. Sono numeri a caso, giusto per dare un'idea. Quindi compro effettivamente tutti i titoli che compongono il paniere, li compro fisicamente, direttamente, e lo faccio esattamente nella stessa percentuale che prevede il benchmark. La replica fisica
invece a campione prevede sempre di acquistare direttamente le azioni o le obbligazioni che compongono il paniere, ma invece di comprarle tutte, compro solo una parte, una selezione, il campione appunto, no? Faccio una campionatura, cioè prendo quelle che hanno il peso maggiore all'interno del paniere. Quindi i titoli che hanno un peso dello 0,13 non li compro, compro quelli che hanno un peso del 5,18, del 4,82 e dell'1,13, eccetera. Il risultato sarà una buona approssimazione dell'andamento del benchmark, ma non sarà una replica fedele ovviamente al 100%, cosa che invece nel caso della replica fisica completa c'è. Quindi la replica fisica completa è fedele al 100% perché compro esattamente tutti con lo stesso peso. Nella replica fisica campione li compro direttamente, ma non li compro tutti, li compro quelli principali che poi determinano l'andamento dell'indice. Quindi ottengo un buon risultato, ma non preciso al 100% come replica della performance. La replica sintetica, invece, cosa fa? Prevede che la performance del benchmark sia replicata attraverso un contratto, scusatemi, swap, cioè un contratto derivato di scambio performance. Vediamo fra un attimo cosa si intende. In questo caso vi anticipo che qui c'è un rischio che si chiama controparte, perché se la mia performance è garantita da uno scambio tramite un contratto derivato con una controparte e questa controparte va a gambe all'aria, è chiaro che il mio ETF ne può risentire. Ma procediamo con ordine. Partiamo dalla replica fisica e partiamo da quella completa. Ci abbiamo detto acquisto, vedete, diretto tutti i titoli che compongono il paniere con lo stesso peso. Quindi questo, vedete, è l'indice che viene replicato, il benchmark, e qui abbiamo il patrimonio dell'ETF. Vedete, il titolo SAP ha un peso dello 0, scusatemi, del 5,03. E quindi il mio patrimonio dell'ETF sarà investito sul titolo SAP esattamente per il 5,03. Total 4,98, esattamente 4,98 e via scendere. Quindi patrimonio dell'ETF e composizione dell'indice benchmark battono assolutamente pari. Quindi acquisto direttamente queste azioni, potevano essere obbligazioni, il discorso è lo stesso, esattamente per lo stesso peso percentuale. Quindi replica diretta, chiara, precisa, completa, fedele al 100%. Quindi replica, abbiamo detto, fedele al 100%, uno strumento assolutamente trasparente, assolutamente facile da comprendere come logica e assolutamente efficiente. L'unico rischio qual è? Quello di mercato, cioè che si deprezzino le azioni che compongono l'indice del patrimonio dell'ETF. Quando è che viene utilizzato? Quando il paniere da rappresentare non è un paniere molto ampio, cioè non sono tante le azioni da replicare. Quindi un paniere come il DAX, come l'indice FTSE MIB, ad esempio l'Eurostoxx 50, che sono indici composti da 30, 40, 50 azioni, ecco che allora possono tranquillamente essere replicati in modalità fisica completa, perché le azioni da comprare sono numericamente poche e da ribilanciare poi sono numericamente poche. Replica fisica, ma a campione, quindi che prevede di campionare e di acquistare solo le partecipazioni principali, che cosa dice? Dice: io prendo il paniere ideale, cioè il benchmark, ma non lo compro tutto pedissequamente come prima, compro quelli che hanno il peso maggiore, perché comunque otterrò un'approssimazione molto buona. E quindi scarto, non compro quelli che hanno valore dello 0,0 qualcosa, eccetera. Quindi compro solo una parte dei titoli, quelli che hanno il peso maggiore all'interno del paniere. Il risultato, abbiamo detto, sarà una buona approssimazione, ma non una replica fedele al 100%. Quando è che viene utilizzato questo meccanismo di replica a campione? Beh, di base quando il paniere è molto molto ampio. Provate a pensare a un paniere che replica l'S&P 500 americano, dovrebbe comprare 500 azioni, dovrebbe ribilanciare 500 azioni. È chiaro che questo è un'operatività onerosa in termini di tempo, ma anche proprio monetaria. E quindi che cosa si fa? Si opta per ridurre il numero dei titoli. Non li compro più tutti e 500 esattamente per lo stesso peso, come avrei fatto con la replica fisica completa, ma compro ad esempio i primi 100, che sono quelli che comunque hanno il peso maggiore.
Abbiamo detto che la replica non è precisissima, ma comunque è molto buona lo stesso. L'unico rischio che abbiamo anche in questo caso è quello che si deprezzi, no, il valore del paniere sottostante, quindi che si deprezzi il valore delle azioni contenute nel paniere del portafoglio. Attenzione, l'unico rischio, che può essere anche un pregio, ma anche un rischio della replica fisica, è che storicamente questi ETF a replica fisica, sia quelli a replica fisica completa che a campione, aderiscono al prestito titoli, per cui l'emittente che compra, abbiamo detto fisicamente, le azioni e le obbligazioni può decidere di prestarle a una controparte che ovviamente alla scadenza del prestito si impegna a restituirli. E nel mentre che cosa fa? Paga un affitto, paga un prestito. Quindi l'SGR compra le azioni e le obbligazioni e le mette nel paniere. Poi c'è qualcuno che gliele chiede in prestito per andare short sul mercato, cose di questo tipo, e l'emittente gliele presta, con l'intento che ovviamente quando io le rivolgo indietro me le restituisce, oppure alla scadenza del contratto che facciamo me le restituisce. E nel mentre mi paghi un affitto, cioè c'è una remunerazione per questo prestito titoli. Questo è da un lato un pregio e un difetto. È un pregio perché io come SGR, cioè in realtà non sarebbe l'SGR, ma sarebbe il paniere dell'ETF, ottengo una remunerazione per questo prestito, ottengo del denaro. Questo denaro ovviamente mi permette di ridurre il costo del TER, quindi il costo annuo di gestione. C'è però un altro aspetto negativo, che se io presto dei titoli a una controparte, nel momento in cui io presto titoli, e se un'azione obbligazione non cambia, la proprietà diventa loro. È vero che io posso richiedergli indietro il prestito o ricevo la scadenza, ma se la controparte nel mentre va gambe all'aria, è un grosso problema per me, perché la proprietà diventa loro delle azioni. E quindi attenzione, perché siamo esposti al rischio controparte. Ovviamente, vedete, l'ho scritto anche nella slide, no? Per limitare questo rischio c'è una prassi abituale in modo tale che il prestito titoli, no, deve essere accompagnato da una garanzia collaterale che la società deve istituire presso una banca depositaria. Quindi in realtà il prestito titoli c'è, però c'è anche una soluzione che permette di attutire questo rischio controparte dando, no, in garanzia un collaterale presso la banca depositaria. In ogni caso, giusto questo per completezza. Qui è un esempio, vedete, di replica fisica. C'è scritto proprio questo tratto dal sito dell'emittente. Vedete, mi dice che questo ETF è a replica fisica. Poi vi dice, vedete, le informazioni sull'indice, vi dice qual è esattamente l'indice che viene replicato e vi dice, vedete, anche qual è il patrimonio. Quindi vi dice questo è l'indice, cioè il benchmark, e questo è il patrimonio dell'ETF. Come vedevamo nell'immagine di prima, non è la stessa, battono esattamente pari. Vedete, SAP 5,03, SAP 5,03, esattamente. Entriamo però nel magico mondo della replica sintetica. Qui abbiamo un ETF che investe nel sottostante S&P 500. Qui troviamo l'indice benchmark e qui troviamo il patrimonio dell'ETF. Che cosa si nota? Mentre bevo, magari mi rispondete. Allora, qualcuno dice i valori percentuali, no? Attenzione, non sono diversi i valori percentuali e basta. Sono diversi i titoli. In alcuni casi il titolo non c'entra nulla. Abbiamo detto che è un prodotto che deve replicare l'indice S&P 500 e quindi l'indice di riferimento, il benchmark, vedete, sono tutte azioni americane. Ma se io vado a guardare il patrimonio dell'ETF, cioè quello che ha in pancia materialmente l'ETF, è vero, trovo Amazon, trovo Facebook, Alphabet, ma che cosa trovo anche? Trovo BNP, che non è quotato in America, trovo Kering, che non è quotato in America, trovo AXA, che non è quotato in America. Quindi, cioè il patrimonio dell'ETF e l'indice benchmark non battono pari, sono diversi, significativamente diversi. Perché ad esempio Amazon qui ha un peso del 2,9, qui ha un peso del 7.
E poi ci sono questi titoli che non c'entrano nulla. Quindi, come si spiega? Come fa questo ETF a replicare esattamente la performance dell'indice? Cioè, io compro altra roba, però replico la performance dell'indice. Ma come se comprassi del pesce e alla fine il risultato è che faccio il ragù di salsiccia. Come faccio a fare questa operazione miracolosa? Prendiamo un altro ETF. In questo caso non siamo più in America, siamo in Italia. Questo è un ETF che investe nel FTSE MIB, quindi nel nazionale italiano. Anche qui vedete il paniere è composto da titoli esteri, non c'è neanche un titolo italiano ad occhio. Zero titoli italiani. Ma all'ultima riga c'è una parola magica, c'è Société Générale, che è la controparte, e c'è scritto swap, cioè mentre qui c'è scritto equity, cioè azioni, quindi queste sono le azioni che sono in pancia all'ETF, qui sotto troviamo swap. Swap è un contratto derivato, è un contratto di scambio, e questa è la parolina magica che fa sì che la performance del patrimonio dell'ETF diventi uguale magicamente a quella dell'indice. Tra un attimo entriamo nei dettagli. Questa modalità di replicare la performance del sottostante si chiama replica sintetica. Ha alcune caratteristiche. Allora, quando è che viene utilizzata? Beh, generalmente viene utilizzata quando il paniere del sottostante da replicare del benchmark è molto molto ampio, cioè contiene centinaia e centinaia di titoli. Allora, in quel caso, riuscire a comprarli tutti con la replica fisica esattamente con lo stesso peso diventerebbe complicato e oneroso. In questo caso si utilizza la replica sintetica per ottimizzare i tempi e ridurre i costi. Quindi, se il paniere sottostante è molto ampio, può essere una buona soluzione. Oppure, magari, se il sottostante è un indice di difficile accesso, un indice poco liquido, poco scambiato, eccetera, che in tutti questi casi si utilizza la replica sintetica, che ha dei pregi, perché innanzitutto è precisa al millimetro, precisa al 100%, primo. In genere gli ETF a replica sintetica costano anche meno rispetto a quelli di replica fisica, quindi c'è anche un costo di minor TER, non sempre, ma spesso è così. Però attenzione, è uno strumento, se vogliamo, poco trasparente, perché non tutti conoscono questo aspetto. Secondo, oltre al rischio di mercato, cioè che si deprezzi il valore dell'ETF perché si deprezza il valore del sottostante, del benchmark, siamo esposti anche al rischio controparte, perché se la controparte con cui mi scambio le performance va a gambe all'aria, io rischio di andare a gambe all'aria anch'io. Vediamo di entrare però un po' più nei dettagli per capire se effettivamente questo rischio controparte è un rischio concreto e come il legislatore è intervenuto per limitarlo. Quindi la replica sintetica, abbiamo detto che si distingue in due tipologie, la replica unfunded e la replica funded. E vediamo di entrare nei dettagli. Partiamo dalla replica sintetica unfunded. Qui abbiamo i due attori, abbiamo l'ETF, l'SGR, e abbiamo la controparte swap. L'ETF che cosa fa? Compra un paniere sostitutivo, l'abbiamo visto prima, no? Compra il patrimonio, è un paniere sostitutivo, cioè dovrebbe comprare questa roba e compra dell'altra. Questo si chiama paniere sostitutivo, cioè un paniere che sostituisce l'indice benchmark. Quindi l'ETF compra il paniere sostitutivo. E poi cosa succede? Succede che dopo aver comprato questo paniere sostitutivo, io, SGR, vado a stipulare con una controparte un contratto di swap, è un contratto derivato di scambio performance. In genere questa controparte è la casa madre. Nel caso, ad esempio, di Lyxor è Société Générale. Guardate, l'ho anche messo, vedete, questa è una schermata tratta dal sito della Lyxor, e c'è scritto proprio, vedete, caratteristiche dello swap. La controparte dello swap, vedete, Société Générale, Morgan Stanley. In questo caso ci sono due controparti. E quindi cosa succede? Succede che
la controparte riconosca all'SGR, cioè la società che gestisce il coso, la performance total return del benchmark e in cambio ottiene la performance del paniere sostitutivo. Quindi io, SGR, per l'ETF compro un paniere sostitutivo e giro questa performance alla controparte. La controparte, tramite il contratto swap, è obbligata a scambiarmi che cosa? A scambiarmi la performance del benchmark di riferimento. Quindi io compro alfa, loro comprano, non lo so, e ci scambiamo le performance. Il risultato finale è che il valore della quota dell'ETF sarà esattamente in linea con l'andamento del benchmark che devo replicare, e lo sarà in modo millimetrico, perché questo avviene tramite il contratto swap. Ovviamente c'è un problema. Questa situazione, che viene, diciamo così, concordata tramite un contratto derivato, espone al rischio controparte, abbiamo detto, perché se la controparte va a gambe all'aria non può osservare, non può rispettare, fare il contratto swap, il contratto, no? Quindi se salta la controparte non viene onorato lo swap, e quindi si potrebbe andare incontro a una perdita monetaria che ovviamente coinvolgerebbe l'ETF e di conseguenza il risparmiatore che ne detiene le quote. E quindi il legislatore, ben conscio di questo rischio controparte, cosa ha fatto? È intervenuto e ha posto dei limiti. Che cosa ha detto? Ha detto che non è possibile per singola controparti che il valore dello swap sia maggiore del 10% del NAV, cioè ha posto un tetto al valore dello swap, ha detto oltre questo non si può andare. Apro una parentesi, non ci sono mai stati casi nella storia ad oggi di controparti che sono andate a gamba all'aria e di contratti che non sono stati onorati, però è utile che il legislatore sia intervenuto mettendo dei paletti. Quindi il rischio controparte c'è, ma vedete, è limitato a un 10% del NAV. Poco, tanto, non entro nel merito, ma sicuramente aiuta a contenere il rischio. Esiste però una seconda modalità di replica, che è quella funded. Qui è leggermente più complicata. Perché? Perché il gestore dell'ETF, dopo che ha preso i soldi dei risparmiatori, non li utilizza come nel caso di prima per comprare, vi ricordate, il paniere sostitutivo, ma che cosa fa? Gira direttamente il denaro alla controparte swap, che in cambio, che cosa fa? Ovviamente fa un contratto di scambio e ti riconosce la performance del sottostante. Quindi in questo caso il denaro delle sottoscrizioni è tutto integralmente versato nel contratto swap. Quindi tecnicamente, no, il rischio controparte si ingigantisce. Per colmare questa criticità, anche qui è intervenuto il legislatore che ha posto un limite. Ha detto che la controparte swap deve mettere a collaterale come garanzia, presso ovviamente una banca depositaria, che cosa? Dei titoli che, è buona prassi, abbiano un valore superiore a quello del NAV. Cioè, se il NAV è 10, tu metti i titoli per 10,5 a garanzia come collaterale. Per cui, se io controparte vado a gambe all'aria, l'emittente può rivalersi sul collaterale, no, depositato presso la banca depositaria. Questa soluzione è utile perché ovviamente abbiamo detto che l'intero importo è gestito con un contratto swap. Quindi, da un punto di vista operativo, se noi torniamo a ragionare, riprendiamo questa immagine iniziale, questa. Qui abbiamo due modalità molto diverse. La prima, compro fisicamente i prodotti e li mantengo in pancia. Qui lo scambio, cioè qui la performance viene replicata con uno scambio tramite un contratto derivato con rischio controparte. Allora, due aspetti. Primo aspetto, non serve certamente un genio per comprendere che la replica fisica sia più sicura della replica sintetica. La replica fisica non ha rischio controparte.
può avere presto titoli se vogliamo, ammesso che sia attivo, ma non ha nessuna controparte. Quindi replica fisica meno pericolosa, o se vogliamo replica sintetica più pericolosa di quella fisica. Per cui chi vuole eliminare completamente il rischio o ridurre il più possibile il rischio di portafoglio, ovviamente deve optare per l'ETF a replica fisica. Primo aspetto. Secondo aspetto, un attimo, scusatemi che bevo. Quindi dicevo, primo aspetto, la replica fisica è meno rischiosa rispetto a quella sintetica. E non è un dettaglio da poco. Secondo aspetto, la replica sintetica era molto in voga fino a qualche anno fa. Oggi c'è un cambio, un po' di tendenza. La maggioranza degli ETF sono replica fisica, non solo, molti ETF che erano replica sintetica sono stati convertiti in replica fisica, no? Quindi esistono di tutte e due le tipologie, però fondamentalmente si va verso un cambio di tendenza. Quelli a replica fisica tendono a essere, anche da parte degli emittenti, privilegiati in questo momento. Detto questo, quindi la replica sintetica è più pericolosa rispetto a quella fisica. Cosa fare? Anche qui ne torneremo a parlare quando faremo il discorso di selezione, però due parole secondo me di confronto vale la pena farle anche in questa sede. Ora, entrambe hanno dei pregi e dei difetti. Per quanto riguarda la replica fisica, il principale pregio è che non c'è rischio controparte e che la performance è precisa al 100%. Per quanto riguarda la replica sintetica, anche qui abbiamo una replica fedele al 100%, generalmente costano un po' meno e soprattutto si riescono a costruire prodotti, cioè ETF, su sottostanti che altrimenti magari con la replica fisica non sarebbe possibile realizzare. È chiaro che ci sono poi dei difetti, perché la replica fisica, soprattutto quella campione, non è sempre perfetta al 100%. In più non dimentichiamo, abbiamo detto, del potenziale prestito titoli come rischio. La replica sintetica ha il rischio controparte, quindi per fare un riassunto di pregi e difetti di entrambi. Allora, dicevo, se uno vuole eliminare completamente il rischio dal punto di vista della replica, beh, sicuramente elimina i prodotti a replica sintetica e si privilegia su quelli a replica fisica. Io personalmente, considerando che ad oggi non è mai saltata nessuna controparte, quindi tutti i contratti swap sono sempre stati onorati. Secondo, che il legislatore è intervenuto ponendo dei paletti alla replica sintetica. Io personalmente, devo essere sincero, li tratto assolutamente in modo uguale. Cioè la differenza replica sintetica e replica fisica per il mio portafoglio non incide. Anzi, spesso e volentieri il fatto che la replica sintetica costi un pochino meno e abbiano una performance precisa al millimetro è un vantaggio. E quindi io li uso indistintamente. Non utilizzo questo come criterio di selezione, questo per il mio giudizio personale, quindi a parità di condizioni non sto a guardare se una replica fisica o sintetica, guardo la liquidità, guardo il costo annuale, guardo altri aspetti, ma non quello della replica. Quindi, mio punto di vista, la replica sintetica non è da demonizzare. Però, il mio punto di vista, se uno vuole ridurre il rischio, si prende la replica fisica, punto. Quali sono le fonti di informazione? Cioè, dov'è che troviamo tutte quelle informazioni che costituiscono, no, gli elementi chiave che abbiamo appena descritto? Fondamentalmente abbiamo tre fondi di informazione. La prima sono i siti dove trovare queste informazioni. Beh, innanzitutto il sito dell'emittente dell'ETF contiene tutte le caratteristiche per conoscere le caratteristiche del prodotto. Non solo, contiene anche il numero di telefono, contiene la mail dell'emittente. Se ci sono dubbi, domande, lo si può telefonare, lo si può mandare una mail. Lì troviamo tutte queste informazioni anche su Borsa Italiana, moltissime delle schermate che abbiamo visto oggi sono tratte da Borsa Italiana, oppure ci sono tre siti, quattro siti che secondo me possono essere utili. Il primo si chiama Just ETF, è un sito in parte gratuito, in parte a pagamento, che censisce tutti quelli che sono i principali ETF quotati sui mercati europei. Ci sono tutti quelli quotati in Italia. E già la sezione gratuita vi dà tantissime informazioni. Poi, se uno vuole fare dei backtest, cosa che vedremo nelle prossime lezioni, si può utilizzare un altro sito che è gratuito, si chiama Backtest Curvo. Cercate su Google proprio Backtest Curvo e lo trovate. È un sito, dicevo, gratuito che vi permette di fare delle simulazioni di portafoglio. Quindi potete inserire degli ETF, metterne il peso
peso percentuale e vedere come si è comportato nella storia. Potete anche fare dei test con dei piani di accumulo, eccetera. Oppure altri due siti che possono essere utili di riferimento, anche qui per fare delle ricerche, delle statistiche, così sono, quindi per capire le caratteristiche dei prodotti e per fare qualche magari simulazione, selezione, abbiamo Morningstar, che credo non abbia bisogno di presentazioni, e un altro sito francese, ma anche in lingua italiana, che si chiama Pantelis. Questi sono i siti di riferimento. Per quanto riguarda invece la documentazione, che cosa dobbiamo fare a riferimento? Beh, innanzitutto il prospetto informativo, che è il documento principe che fa fede a livello legale per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di ogni prodotto finanziario, in questo caso gli ETF. Poi abbiamo il KID, che è il documento che contiene le informazioni chiave, anche qui un documento sintetico, una sorta di bignami che contiene appunto le caratteristiche essenziali di un ETF, e poi abbiamo quello che è il report mensile. Non tutti gli emittenti hanno il report mensile, quasi tutti, e può essere anche quello un documento che contiene delle informazioni utili. Quindi per fare queste ricerche, no, per capire le caratteristiche dei prodotti, andate principalmente sul sito dell'emittente oppure su Just ETF, dovendo sintetizzare i primi due, e potete conoscere tutte le caratteristiche dei prodotti. E per quanto riguarda i backtest curvo, quindi se dovessi io fare una mia classifica di quelli che possono essere utili, sono il sito dell'emittente, sono Just ETF e backtest curvo. Una cosa che non ho detto, sul sito dell'emittente, su Just ETF, questi dati li trovate già sintetizzati, già classificati. Quindi non dovete stare a scartabellare perché ve li riportano loro. È chiaro che dovete sempre un attimo verificare, perché capita sempre l'errore, cioè il sito indichi un TER dello 0,5, magari l'emittente ha cambiato, non è più lo 0,5, è diventato uno 0,4 oppure uno 0,6. Insomma, verificate un minimo, però il dato è quello. L'ultimo aspetto, e poi abbiamo terminato, giusto 2 minuti, attenzione perché i prodotti, gli ETF sono prodotti commerciali a tutti gli effetti, no? Cioè gli emittenti, gli SGR non sono enti di volontariato, non sono le orsoline, no? E quindi vanno a progettare, a negoziare, a costruire, a gestire, mantenendolo quotato, un ETF a scopo di lucro, ovviamente. Considerate che costruire, seguire dal punto di vista burocratico e operativo un ETF e tenerlo quotato è un'operazione ovviamente onerosa per le casse dell'SGR. E quindi, da un punto di vista operativo, dopo che il prodotto è stato quotato, ci si dà un periodo di prova, dopodiché si tira una riga, perché la prova dura anche qualche anno, ovviamente, si tira una riga e si dice: ok, io come imprenditore attivo nel settore della costruzione degli ETF, sono soddisfatto dei risultati commerciali di questo ETF? Cioè, questo ETF vale la pena seguirlo, tenere la parte burocratica, pagare Borsa Italiana per la quotazione, eccetera, o non mi vale la pena? Quindi sono dei prodotti commerciali a tutti gli effetti, che a volte incontrano la soddisfazione dei risparmiatori e degli investitori, e quindi godono di successo sui mercati finanziari, quindi l'emittente è contento di avere quel prodotto quotato. Altre volte invece il prodotto si rivela essere un bluff, si rivela essere non apprezzato per vari motivi da parte degli investitori. E quindi di conseguenza la società non è contenta di averlo quotato. In questi casi si può parlare di insuccesso dell'ETF, e l'ETF può essere o liquidato oppure delistato. Quindi, se l'ETF non riscontra il favore degli emittenti, e che non riscontra il favore degli emittenti lo vedete dalla liquidità. Gli ETF molto liquidi, molto scambiati, ovviamente riscontrano il favore degli investitori. Se invece l'ETF è poco liquido, poco scambiato, vuol dire che gli investitori lo evitano, e quindi se lo evitano, per l'SGR quello è un costo e non un'opportunità. E quindi, se l'ETF è poco liquido, poco scambiato e non riceve il favore degli investitori, che cosa succede? Beh, si arriva a un punto in cui la società può decidere due operazioni. La prima è la liquidazione, cioè io proprio cancello le quote dell'ETF, le cancello. Dal giorno successivo l'ETF non esiste più. Ovviamente c'è un tempo di preavviso, eccetera, no? Non è che arriva dall'oggi al domani, però il dato di fatto è che io, SGR, decido che da quella data in poi l'ETF viene cancellato, non esiste più, non sarà più quotato, e sarà spacchettate le quote, e
il valore del NAV dell'ultimo giorno di negoziazione a mercato chiuso viene automaticamente accreditato ai possessori delle quote. Quindi se l'ETF viene liquidato, viene cancellato da tutte le piazze, quindi se è quotato sul mercato italiano, tedesco, londinese, in tutti questi mercati sarà cancellato e tutti i possessori delle quote in automatico riceveranno l'accredito sul loro conto corrente del controvalore monetario del loro investimento calcolato sul valore del NAV a fine seduta dell'ultimo giorno di negoziazione. Dal giorno dopo l'ETF non esiste proprio più. L'alternativa si chiama delisting, cioè vuol dire che l'ETF continua a essere quotato, ma magari è quotato solo sul mercato estero. Quindi immaginate un ETF che è quotato sul mercato italiano e sul mercato tedesco. Magari gli investitori italiani non lo utilizzano e quindi in Italia è poco liquido, mentre magari in Germania è molto scambiato. E quindi l'emittente può decidere di togliere, delistare, appunto togliere quindi la quotazione di questo prodotto del mercato italiano e lasciarlo invece quotato sul mercato tedesco. In questo caso si parla di delisting, quindi la quotazione rimane ma solo sul mercato estero. In questo caso ovviamente può essere un problema perché magari la banca che tu stai utilizzando non ti permette l'accesso al mercato tedesco. Oppure ti permette l'accesso al mercato tedesco, ma solo con delle commissioni di negoziazione elevate. E quindi sono due criticità che conviene considerare. Qui troviamo vedete, questa è un'immagine storica, in realtà del 2013, ma non cambia nulla, la sostanza delle cose è la stessa. Vedete che qui, si annuncia che la società Lyxor, intende liquidare, cioè cancellare del tutto il fondo. Vedete, questo è un fondo che replicava una strategia sulle opzioni, sull'Eurostox. Vedete che c'è proprio scritto: la liquidazione avverrà in data 21 maggio, verrà effettuata sul valore, vedete, del NAV calcolato il 21 maggio in chiusura del 2003, e gli investitori non saranno gravati di nessun costo o commissioni, e il pagamento della liquidazione arriverà direttamente sul conto il 24 maggio. Vedete che nel documento che annuncia questa operazione sono indicate tutte le date, cioè l'ultima data di negoziazione, la data di liquidazione, la data di pagamento, eccetera. E spesso e volentieri è scritto anche il consiglio, no? Cioè non il consiglio, non è corretto, le alternative che possono avere gli investitori che si trovano in questa situazione, no? Quindi che cosa possono fare di fronte a un delisting? Beh, possono o vendere le quote nel momento in cui questo viene comunicato, e comunque entro, ovviamente la data di liquidazione, oppure semplicemente non fare nulla e aspettare il rimborso, automatico. E via, insomma, e qua vi dicevo, vabbè, la motivazione per cui l'hanno liquidato, ma eccetera. Quindi, di fatto, che cosa dire? Allora, se l'ETF viene liquidato, beh, lì c'è poco da fare. Quindi i casi sono due. Se noi pensiamo che il sottostante da lì alla data di liquidazione è destinato a crescere, lo possiamo tranquillamente mantenere in portafoglio e arrivare anche alla liquidazione. Se invece riteniamo che il sottostante, su cui è investito l'ETF magari possa essere, improntato alla debolezza come fase nel momento in cui passa tra oggi e la data di liquidazione, ecco che allora possiamo tranquillamente andare noi a venderlo. Pagheremo le commissioni di vendita, che invece in caso di liquidazione automatica non avverrebbero, ma sarebbe il male minore. In ogni caso possiamo decidere noi di vendere oppure di aspettare che venga liquidato, a seconda di quello che è la nostra view. Se invece il prodotto viene delistato, ad esempio da Borsa Italiana, ma resta quotato in Germania, beh, di base noi possiamo tranquillamente continuare a mantenerlo in portafoglio, non c'è nessun, motivo ostativo da questo punto di vista. L'unica cosa è capire se il nostro intermediario ci permette di negoziarlo, altrimenti metti che io sia cliente della Banca Popolare, vi abbia detto di vattene la pesca con il mio home banking scrauso e poco efficiente, non abbia l'accesso al mercato tedesco, cosa posso fare? Beh, primo vendere, cioè vendo e amen, cerco un altro prodotto, un ETF sempre simile con lo stesso sottostante, ma che continuerà a essere quotato su Borsa Italiana. Questa è la prima soluzione. La seconda soluzione è apro un conto presso un'altra banca, come magari Directa, come magari DEGIRO, che mi permette di negoziare anche sul mercato estero. Quindi in questo caso faccio il passaggio del titolo dal mio home banking banca scrausa a una banca più efficiente che mi permette di continuare a seguire il titolo e mantenerlo in portafoglio. Queste sono le soluzioni.
soluzioni. Ok, per oggi direi che è tutto, abbiamo trattato tutti gli argomenti. Se avete, abbiamo detto, dubbi, domande, chiarimenti, il modo più diretto per interagire con me è sul gruppo Facebook, si chiama Investire con Gabriele Bellelli, un gruppo chiuso, andate su Facebook, scrivete Investire con Gabriele Bellelli, lo trovate, anzi siete i benvenuti se volete partecipare. E noi, se volete approfondire l'argomento, ho scritto un libro su questo argomento, si chiama Investire con gli ETF e con gli ETC, mi trovate su tutti i social ovviamente. Se avete invece voglia di scrivermi una mail è g.bellelli@bellelli.biz. Oggi pomeriggio riceverete la registrazione, vi spoilerò già gli argomenti della prossima lezione, chiamiamolo così, della prossima videoconferenza che sarà fra 2 sabati, quindi non sabato prossimo ma quello successivo. Parleremo nel dettaglio di tutte quelle che sono la tipologia di ETF, quindi quelle monetarie, obbligazionarie, azionarie, tutti quelli che sono i settoriali, i megatrend, gli immobiliari, gli indici di volatilità, gli indici di credito, tutti gli smart beta, quelli di nuova generazione, il multi asset come il Vanguard, Xtrackers Portfolio, eccetera, tutti quelli che sono gli strutturati, quindi quelli short, quelli a leva sia long che short. Faremo un po' il punto della situazione, metteremo parecchi puntini sulle i. Ok, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento fra 2 sabati per la prossima diretta. Se avete dubbi, domande e chiarimenti, mi raccomando, fate riferimento al mio gruppo Facebook Investire con Gabriele Bellelli. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro un buon sabato e un buon weekend.